Bene, buongiorno ragazzi e ragazze, buongiorno ai docenti, ci disponiamo ad iniziare la terza delle nostre giornate umanistiche. E iniziamo dando il benvenuto a Gino Bucci, meglio noto come l'abruzzese fuori sede. Sempre con la stessa gratitudine per i nostri ospiti che hanno dato la disponibilità ad essere qui con noi a dialogare. Sarà oggi il professor Travaglini che in un simpatico dibattito ci permetterà di conoscere meglio Gino Bucci e la sua attività e il suo percorso. E nella giornata conclusiva mi sento di dire che sono stati momenti davvero molto molto formativi, lo sarà anche questo. Vi invito come sempre all'attenzione, all'ascolto, ma anche a partecipare con le vostre domande, con le vostre richieste appunto di relative a curiosità, interventi di qualsiasi tipo e riflessioni critiche che come sapete sono sempre le benvenute. La parola adesso alla professoressa Paganelli, referente anima di questo progetto, per l'introduzione alla giornata. Invito quindi anche chi è arrivato adesso a trovare subito collocazione. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati a quanti abbiano già partecipato alle giornate. Siamo alla terza delle giornate umanistiche, dell'undicesima edizione delle giornate umanistiche. Abbiamo avuto finora un riscontro positivo e ci attendiamo che lo stesso accada, perché abbiamo veramente degli ospiti interessantissimi anche oggi. Volevo ringraziare in questo momento la preside e tutti i membri dello staff e anche i colleghi che si sono adoperati affinché queste giornate riuscissero nel migliore dei modi. Siamo lieti di avervi divertiti e appassionati, continuiamo a farlo fino alle 13 perché oggi abbiamo un carnet di ospiti davvero interessante. Buon ascolto e di nuovo passiamo la parola ad Andrea Travaglini. Ah no, c'è prima il brano musicale, perdonatemi. La Pantini Pudente Band. Ragazzi, buongiorno. Sarebbe gradita la vostra partecipazione a questa canzone. Dovreste solo cantare La verità ti fa male, lo so. È una canzone datata, ma penso la conosciate un po' tutti. Ci proviamo? Io vi do il via e voi mi date la risposta con La verità ti fa male, lo so. Proviamoci, ok? La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. Lo so, sì, pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che c'è lassù con me, chi lo sa perché. Ognuno ha il diritto di vivere come può. Per questo una cosa mi piace e quell'altra no. Se sono tornato a te, ti basta sapere che ho visto la differenza tra lui e te ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché?
sta di casa qui la felicità, molto molto più di prima io t'amerò, in confronto all'altra sei meglio tu, ed ora in avanti prometto che quel che ho fatto un dì non farò mai più. Ognuno ha il diritto di vivere come può, per questo una cosa mi piace e quell'altra no. Se sono tornato a te, ti basta sapere che ho visto la differenza tra lui e te ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché? Sta di casa qui la felicità, molto molto più di prima io t'amerò, in confronto all'altro sei meglio tu, ed ora in avanti prometto che quel che ho fatto un dì non farò mai più. Tutti insieme. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Un grazie particolare ai colleghi che ci hanno introdotto in maniera allegra a questo momento. Appena vi tranquillizzate un attimo. Ecco, perfetto. Do di nuovo il benvenuto a Gino Bucci, abruzzese fuorisede. Fuorisede perché, giusto due parole perché poi è bene che sia lui a parlare. Quando ho aperto la pagina Facebook era studente fuori sede a Roma, poi a Bologna, adesso è arminuto nella nostra terra, viene da Martinsicuro, quindi dal lato opposto dell'Abruzzo. Cioè, Martinsicuro mi pare sia l'ultimo paese a nord dell'Abruzzo, noi siamo il penultimo a sud, quindi oggi ci faremo accompagnare in un viaggio tra la geografia, la gastronomia e la poesia, perché oltre a essere il curatore della pagina di enorme successo che conta oltre 200.000 follower su Facebook e anche autore di un bellissimo libricino che si chiama Rime Toscibili, di cui sentirete parlare benissimo da tutti tranne che dallo scrittore, che invece sottolinea che la parte più interessante è la prefazione scritta da Remo Rapino. In realtà c'è la prefazione di Remo Rapino che è bellissima e c'è anche nella quarta di copertina la frase che Donatella di Pietrantonio, la nostra scrittrice, insomma, ha dedicato a questo testo. Gli lascio subito la parola e lo seguiamo con attenzione. No, grazie. Grazie per l'invito. Io non sono tanto bravo a parlare, ma insomma, sono migliorato negli anni, però sono molto timido, mi vergogno, infatti... Perdonatemi, ma continuerò a fissare insomma le locandine qua perché non riesco ad alzare la coccia. Però è stato veramente un piacere insomma accettare l'invito. Mi fa sempre piacere parlare con persone, davanti a persone anche più giovani di me, visto che tendenzialmente mi seguono solo anziani, in realtà possiamo dirlo, anche che Facebook, insomma, penso nessuno ce l'abbia qui Facebook. E siamo anche su Instagram, se volete, ecco, e TikTok non me la sono mai sentita ancora, ma vediamo. E sì, diciamo, questo progetto dell'Abruzzese Fuori Sede nasce nel 2014, all'epoca facevo l'università a Roma, e alla fine mi sono pure mezzo laureato maestro, mezzo perché la triennale, e ero fuori sede e poi divenni anche fuori corso tra l'altro quindi sono un ottimo esempio per tutti, però alla fine ci siamo laureati e stavo a Roma e da sempre io quando stavo al mio paese insomma uscivo poco, in realtà stavo molto a casa, la mia attività preferita diciamo post prandiale ma anche dopo cena era quella di rimanere ad ascoltare i vecchi di casa che parlavano, insomma, e come potrete ben immaginare parlavano solamente in dialetto fondamentalmente, quindi ho sempre avuto questa cosa un po' del dialetto nella testa fin da quando ero piccolo, anche perché sono cresciuto con mia nonna che era la sarta del paese. Quando stavo a Roma mia nonna venne a mancare proprio nel 2013-2014
quando una cosa la si ha sotto mano magari non le si dà importanza, quando una cosa non ci sta più uno inizia a ripensarci, insomma. Quindi io iniziai a ripensare a tutto quello che diceva nonna, alle sue frasi, ai suoi proverbi, al suo modo di vedere le cose della vita, insomma, con questa cultura un po' antica, contadina, proverbiale, appunto. E quindi pensai di aprire uno spazio in cui riportare quello che diceva nonna. Io, come diceva il professore, vengo da un paese che non è manco Abruzzo, insomma, siamo totalmente estranei a ogni concetto di abruzzesità, alla fine siamo nel profondo nord, come si dice. Però quando ho visto che quello che diceva nonna, che comunque era di Martinsicuro, veniva recepito a San Salvo, a Vasto, a Castel di Sangro, all'Aquila, più o meno nella stessa maniera, mi sono un po' allargato, insomma. Mi sono talmente allargato che ho visitato tutti i comuni d'Abruzzo, tranne 8, quindi su 305 me ne mancano 8. Dici, come mai questa cosa? Perché fondamentalmente mi hanno invitato un po' ovunque a presentare il libro e perché fondamentalmente io mi faccio pagare solo in natura, insomma, a livello gastronomico, come dicevi, quindi mi piace andare a scroccare cibo un po' in tutti i paesi, quindi quando le prologo i comuni vedono che non chiedo soldi ma chiedo le pallotte caciova, mi invitano volentieri. Ma ho avuto modo quindi di visitare un po' tutti i comuni, tra l'altro mi manca proprio la zona dell'Alto Pastese, in realtà, devo dire, Schiavi d'Abruzzo, Fraine. E non ci voglio andare, perché se vado a Schiavi d'Abruzzo poi sa finito l'umonno, come si dice da me, non so come si dice qua, perché per me il mondo adesso è solamente l'Abruzzo, insomma, da 10 anni, ecco. L'evoluzione della pagina, in realtà, al di là, diciamo, delle battute, parte da un'altra mia passione, che sempre, come diceva il professore, è quella della poesia, fondamentalmente. Venendo qui, pensavo anche alle tante volte che sono stato a Vasto e le tante cose anche che ho scritto su Vasto, e mi è venuto in mente questo particolare rapporto della poesia con i sarti, perché mia nonna era una sarta, non era una poetessa, anzi. Però il mio poeta preferito è un sarto, che si chiama Modesto della Porta. Vi consiglio, insomma, la sua unica opera, che è Tapù, lo trombone d'accompagnamento, questo poeta di Guardia Grele. Però venendo qui ho pensato che anche a Vasto avete avuto un poeta sarto, insomma, il famoso Votinelli, insomma, Vuaste belle terra d'euro, insomma, ma non oso dire altro, anche lui, insomma, era un sarto, poi emigrato all'America, ebbe modo, insomma, di scrivere questo inno dei vastesi nel mondo. E quindi questo particolare rapporto mi ha sempre colpito e ho appreso a memoria tutta l'opera di Modesto della Porta, in particolare, che appunto era questo sarto, e dalle poesie di Modesto, che sono poesie di un uomo molto umile, insomma, lui faceva realmente il sarto a Guardia Grele e vedeva le persone del paese che si avvicendavano, soprattutto ad esempio nell'osterie, parlava molto per proverbi anche. Da tutto questo tipo di cultura ho tratto un pochino le cose che vado scrivendo e che ho messo in questo libro. Mo dice rime toscibili, che vuol dire toscibili, magari qualche giovane si potrà chiedere. Credo si dica anche a Vasto, insomma, questo liceo è una bella scuola in Zetosh, non si dice qua in Zetosh? Immagino di sì, non si dice. Sei sicuro, maestro? A San Salvo non si dice. Sì. San Salvo si dice in Zetosh, quindi da questo Zetosh, fondamentalmente, qualche anno fa io atosciuto. Avevo tratto. Tra l'altro, ecco, parlando di scuola, di personalità importanti, io ho avuto la fortuna nel corso degli anni di essere filato, insomma, da personalità importanti della cultura abruzzese. Parlavamo di Remo Rapino, parlavamo di Donatella di Pietrantonio e parlavamo addirittura di Francesco Sabatini, che è il presidente onorario dell'Accademia della Crusca, che mo tiene 93 anni, insomma, il buon Sabatini. Quando da questo Zetosce io trassi una parola che era intoscibile. Intoscibile è una parola ben formata in italiano, con tutti i crismi della buona parola. Era il 2018 quando inventai questa cosa dell'intoscibile. Fondamentalmente all'epoca, magari vi ricorderete, ci fu l'exploit di una parola che era petaloso. Mo ci stava questa cosa del petaloso che ambiva ad entrare nel dizionario italiano. Quando io vidi che intoscibile veniva molto usato, perché nelle questioni di lingua, di linguistica,
ciò che conta perché una parola possa entrare nel dizionario italiano, oltre ad essere ben formata, è l'uso. Quindi se c'è l'uso della parola, se può fare, insomma. Questo indocibile, gli hashtag, le cose, soprattutto sui social, ma anche nei bar, insomma, ogni tanto sono stato a un bar di Elice l'altro giorno, il barista ha detto a uno, questo è indocibile, cioè ormai è di uso non è vero però, così. È di uso abbastanza comune, soprattutto sui social, quindi perorai la causa di indocibile tramite il professor Sabatini, che appunto è di Pesco Costanzo, quindi abruzzese anche lui, scrisse una lettera alla Crusca, chiaramente non mi rispose la Crusca, però il professore apprezzò questo mio gesto. Quest'estate sono stato due volte a Pesco Costanzo a fare due conferenze io e lui sul dialetto, sull'Abruzzo, e lui mi ha promesso che finché avrà fiato, insomma, in corpo, lotterà con i cruscanti per far entrare indocibile nel dizionario. Questa cosa dell'indocibile io chiaramente volevo spammarla il più possibile, però sono molto timido, tendo a parlare male delle mie cose. Quindi non potevo dire che queste rime del libro fossero indoscibili, cioè perfette, indiscutibili, ma ho detto che sono toscibili, quindi se volete potete toscerci sopra, potete dire che fanno schifo, io mi sto zitto, fondamentalmente quello è il senso. Quindi sono rime che possono essere tosciute, ecco, in questo senso. Tutto questo tipo di lavori che faccio, insomma, ecco, per parlare delle parole, mi piace molto inventare parole e la cosa forse più interessante del libro, al di là della prefazione, perché l'ha scritta Remo Rapino, che vi consiglio, al di là di tutto, è uno scrittore meraviglioso, è una persona straordinaria, anche lui un ex professore poi di filosofia, sono le parole. Il libro si compone di un linguaggio molto particolare. Qui vedevo che, diciamo, il focus di questo bellissimo evento è comunque Saffo. Ma io sono ignorante, però se ben ricordo Saffo utilizzava un dialetto in realtà. Dico bene? No, dimmi tu, maestro. Ah, boh, per così dire, quindi, per collegarci. No, questa cosa del dialetto, ecco. Remo Rapino nella prefazione parla di una koinè, che anche questo è un termine greco, che vuol dire fondamentalmente misticanza, diciamo, un miscuglio di roba, mo, maestro, no? Una koinè, dialectos appunto, quindi un miscuglio di vari dialetti. Io, come vi dicevo, parto da Martinsicuro, che è un paese in cui viene parlato un dialetto teramano, meridionale comunque, perché in Abruzzo, come sappiamo, insomma, ci sono fondamentalmente due classi dialettali principali. Ci sono i dialetti centrali, che sono quelli dell'Aquilano, dialetti sabini anche detti, e poi ci sono tutti i dialetti meridionali del resto d'Abruzzo. Infatti, mai stati all'Aquila, noterete che all'Aquila è un dialetto che sembra più umbro, marchigiano, molto diverso dai nostri, appunto, dialetti meridionali. Avendo avuto modo negli anni, come dicevo, appunto, scroccare pranzi e cene un po' a tutte le vie in Abruzzo, ho avuto anche modo di ascoltare le parlate di quasi tutti i paesi d'Abruzzo. Da questo tipo di ascolto ho tratto tantissime parole anche, e fondamentalmente dal mio dialetto, sul mio dialetto, ho innestato tutte queste parole, queste formazioni, anche la sintassi, insomma, delle varie zone d'Abruzzo, e ho creato una koinè fondamentalmente, quindi una lingua che può essere compresa ovunque, tranne che all'Aquila, appunto. All'Aquila non ci capisce niente, e perché all'Aquila hanno proprio un altro tipo di linguaggio. Questa cosa mi è servita sempre anche per presentare il libro e per tentare di riportare in auge, in un certo senso, ed è anche il lavoro che faccio un po' sui social, il dialetto abruzzese, perché uno dice il dialetto, a parte il dialetto abruzzese non esiste, i dialetti abruzzesi, insomma, perché la cosa bella poi dell'Abruzzo è all'interno delle due macro categorie che dicevamo prima, la varietà delle varie parlate paesane, ma anche delle frazioni, insomma, anche all'interno dello stesso paese, tra l'altro. C'è un famoso esempio a Castel del Monte, che è un paese dell'Aquilano. Le donne parlano un dialetto, gli uomini ne parlano un altro, dentro lo stesso paese. Perché fondamentalmente, questo anche a Pescasseroli ad esempio, perché sono paesi di transumanza, sono stati paesi di transumanza, quindi gli uomini migravano seguendo, insomma, verso le Puglie, seguendo i tratturi, e quindi prendevano il linguaggio parlate della Puglia, ma non solo, di tutta la linea del tratturo. Tornati al paese, ammischiavano il loro dialetto originale con altre parlate, mentre osservavano una varietà dialettale più antica, insomma. Ancora oggi, quelle poche persone che ancora vivono a Castel del Monte tendono a parlare diversamente. Quindi queste, secondo me, sono cose meravigliose. Ho cercato
un pochino di riportarle. La cosa del dialetto, io credo che uno dei pochi meriti, ecco, che posso prendermi, soprattutto sui social, è aver riportato un po' in vita questa cosa del dialetto, perché magari prima mi dicono, soprattutto magari negli anni 80 veniva ancora molto demonizzato, mentre adesso non ci si vergogna quasi più di parlare dialetto. Chiaramente nelle questioni di lingua, di comunicazione, ci sono i vari contesti d'uso, insomma, quindi a scuola è giusto parlare italiano, però io ad esempio, avendo anche lavorato nelle scuole, insomma, con dei progetti, abbiamo fatto pure delle ore di dialetto a scuola e sono state cose molto divertenti, anche perché ad esempio nei dialetti abruzzesi ci sono tante parole che derivano non solo dal latino e dal greco, insomma, ma anche, che ne so, dalle varie dominazioni, insomma, che abbiamo avuto, quindi dal francese, dallo spagnolo, e quindi poter apprendere un po' di queste parole vi apre anche degli scenari interessanti. Se uno va in Spagna, magari sente una parola e dice, oddio, questa la diceva nonna, insomma, in italiano non esiste. E quindi tutto questo tipo di lavoro è quello che faccio, io in più, diciamo, lavoro nella comunicazione, e quindi tento di comunicare un Abruzzo che appunto vada oltre l'Abruzzo un pochino stereotipato, insomma, degli arrosticini e di roba un po' troppo comune, per cercare di parlare di cose un po' diverse. Ma non so, vuoi che continui? Ci leggi qualcosa? Vuoi che legga? Sì, qualcosa. Ma visto che siamo a Vasto, mo, io tendenzialmente scrivo solo pazzità, perché uno pare questa sia una cosa seria, no, mi dispiace. Però ci sono anche cose serie in realtà. Mo, vi leggo una cosa che è interessante secondo me, no, in realtà non è interessante, però è citata Vasto, ecco, è citata Vasto e omaggeremo Vasto, è citata anche San Salvo, perché so che si incazzano se cita qualcuno di San Salvo. Questa è una lettera d'amore, è una lettera d'amore per i paesi abruzzesi, è corta, tranquilla, faccio subito. Lettera 1. Cara Manico, si capisce, cara Manico. Tu che sei gioia dei marsi, bellante come un rosello, liscia, poi si dice liscia, mi hanno detto, liscia, lo so, ne la faccio a dire, liscia come un vasto campo di Giove, con i tuoi atri capelli colle corvino, tu che discerni fra un monte nero Domo e un monte Odorisio, vorrei Basciano in un'alba adriatica perché Teramo, vorrei Calascio a palmoli come un palombaro nella fossa del tuo cuore rosciano, sperando di fare pacentro, proprio io, un po' scoppito, cortino, diciamo altino, dai, non proprio un'aquila. Io che faccio moscufo e tutti mi lanciano a bomba pescina in faccia. Purtroppo tu mi consideri un tossicia, una valle castellana senza castelli, un filetto di lama dei peligni, un grave tortoreto, uno col fallo mosciano. Mi consideri morino. Bisegna queste parole, spero ti picciano. E se non le sapevi ora salle, non dire mai ce pagatti se non ce l'hai nel trasacco. Chi nasce quadri a volte muore cerchio. Potrei prepararti delle penne alla bolognano, bisenti l'aria, oppure raccoglierti una scafa di Castelcastagna con qualche perano. Chiedi tutto quello che vuoi, qualcosa di Montefino, di Castellalto, sempre contro guerra. In fondo sono campo tosto. Non sarò mai penna d'omo, pescara mia. Nei vicoli d'una vita lentella io aspetto che almeno torni in parte. La tessa non mi spaventa, non mi scanno, non mi taglia cozzo. Al massimo qualche frattura. Sta per finire tranquillo. Cagnano i tempi e canzano i popoli. Ma di una cosa sono Martin sicuro. Un giorno sarò San Salvo. Perché... grazie, grazie. Perché non si può restare casoli nei pratola d'un poggio fiorito. Arriverà il giorno di Vittorito in cui corropoli insieme, non costringermi ad un rapino. Addio, cara pelle Giulianova, sperando che ancora campli tollo il disturbo. Fra gli schiavi di Abruzzo, tu hai per sempre Gino. Questo io, insomma. Oltretutto su schiavi di Abruzzo ho notato una particolare attenzione a non... No, vabbè, ma questo... Oddio. Atosciuto pure. No, su schiavi d'Abruzzo è un bellissimo paese, insomma, carnevale, tutte cose, ma
è l'unico refuso del libro, quindi è un errore di stampa, direi, non è colpa mia. Ho scritto Schiavi di apostrofo Abruzzo, e un signore di Schiavi proprio mi ha scritto una lettera minatoria, ha detto che come ti sei permesso, perché si scrive Schiavi di staccato Abruzzo, insomma, quindi ci tengono molto a questa storia dell'apostrofo, ma purtroppo ormai sta scritto, insomma, quindi nella prossima edizione, il prossimo libro, starò più attento. Ecco. Ok. Le diverse sezioni del libro sono molto interessanti, però io approfitterei, visto che abbiamo anche la fortuna, per se fuori sede, se ci leggi della possibilità di andare altrove, diciamo, rispetto al, perché ovviamente un appassionato di Abruzzo tende a passare anche il tempo libero in Abruzzo quando magari ci sarebbero altri posti. Certo, no, sì, è morto il microfono. Ok. No, vabbè, questa è una storia un po' così. Io avevo una fidanzata prima, la quale comunque era una persona abbastanza normale, insomma, quindi così. Io, diciamo, da 10 anni mi muovo solamente in Abruzzo, pur chiamandomi fuori sede. Da quando sono tornato, insomma, dall'università, sto sempre qua, perché parlo di cose in Abruzzo e appunto mi invitano alle sagre, le cose, quindi bisogna stare qui per magnanzo. E questa persona, essendo normale, magari un weekend, anche fosse a Isernia o a Macerata, se lo sarebbe voluta fare nella vita, mentre io no, non si può fare, si visita solo l'Abruzzo. Quindi dopo tanti anni di questa storia, lei giustamente mi ha lasciato, sembra uno scherzo, ma è la verità, mi ha lasciato e adesso c'è una nuova straordinaria, però insomma questo lasciamento mi ha un pochino ferito, quindi... Se vuoi, maestro, ma perché hai scelto questa cosa? Ah, ok. No, ma non soffro più ormai. Ok. Però dobbiamo fare un duetto, se mi consenti. Ce la facciamo? È troppo vicino. Ci vedi? Sì. Allora, diciamo, il professore interpreterà la mia ex fidanzata che mi ha lasciato. Perché ora siamo in una scuola, però si può dire questa parola? Diremo. Però la dici tu, tra l'altro. Certo. Te ne assumi la responsabilità. Ok. Ha stato. Ricordo quando mi dicevi... L'Abruzzo mi ha rotto le palle. No, rispondevo, non sorridevi, cara, domani andiamo a Salle. Stammi a sentire, qua finisce male. Non posso più girare gli stessi posti, si capisce, c'è altro nel mondo da fare. Quando ti dico andiamo al mare, quando ti parlo di campagna, tu citi Francavilla al mare, Scanno, Frattura e Villa Magna. Amore, scangella la rabbia, in Abruzzo c'è tutto, già sai, mo stasera cenetta a Cabbia di Montereale, dai. Domattina si va in collina, dalle parti di Manoppello, pranzo serio a Villa Alfonsina, riposino in quel di Cupello. Ti lascio, mi dispiace, basta, ho bisogno di un cambiamento. La terra è così bella e vasta, ho voglia di seguire il vento. Popoli ventosa, ti ci porto presto, tranquilla. La gioia va sgrizzando aiosa, per Natale Lanciano squilla. Capodanno tosto a Bisendi, poi compleanno a Campotosto, Carnevale a Mondorio, senti, per Pasqua forse volta a Rosto. Ti saluto, dai, buona vita. Con questa mente così chiusa... Ora è finita. Non dirmi nulla, manco scusa. La mente mia è senza cancelli, sto fermo nel mentre già ballo, io trovo l'Australia da Ielli, io vedo l'America a Fallo, io scopro New York a Basciano, l'Antartide vidi a Raiano, Parigi ricorda Floriano di Campli, Bari, Barisciano. Mi lasci, capisco, ma è vero, non posso cambiare, sincero, ti giuro, una volta in Abruzzo ho visto volare uno struzzo. No, vabbè... È una storia vera, ma sta a posto così. Ma c'è qualcuno di Villa Alfonsina a cui mi chiedevo? Nessuno? Ah, boh, dai. Sì, c'è. No, perché io sono un villese. Sì, eccola lì. Okay,
Sono un villese d'adozione, ma questa è un'altra storia. Insomma. A Villa Alfonsina sì, ha avuto un'accoglienza trionfale, come giustamente... No, io... ormai la cosa è delirata così, vabbè. No, io ero molto timido realmente, fino a un paio di anni fa, non parlavo manco con mamma, insomma, non parlavo con nessuno. Mo calcolate che è 170 volte che dico queste cose, quindi uno dopo un po' si sblocca. La prima volta che, diciamo, mi presentai alla società civile, quindi uscii di casa seriamente, fu a Villa Alfonsina, per questo mi piace ricordarla. Praticamente ci stava una signora che sotto ogni mio posto, io parlavo, che ne so, del castello di Palmoli, e lei diceva, sì, ma pure a Villa Alfonsina ci abbiamo una casa bella qui. Parlavo della Madonna, della Tibia, della montagna Teramani, diceva, sì, ma San Rocco a Villa Alfonsina devi vedere che roba. Insomma, e metteva sempre queste foto di Villa Alfonsina, la fonte di Villa Alfonsina, fondamentale, sì. Insomma, alla fine io scrissi a questa signora, gli disse, signore, io non lo so, però vorrei venire a visitare Villa Alfonsina, perché non ci sono mai stato. E mi disse, certo, vieni, ti accogliamo. E, insomma, io appunto gli dissi, però solo io e te, perché mi vergogno pure dell'ombra mia, non mi fa trovare la gente di Villa Alfonsina, le cose. Andai a Villa Alfonsina e praticamente ci mancava solo la banda per l'accoglienza. Ci stava il sindaco di Villa Alfonsina in livrea, tutti i paesani che mi accolsero, praticamente avevano addobbato a scuola elementare Villa Alfonsina, quella vicina alla fonte di Villa Alfonsina, con la mia faccia e tutte le cose che avevo scritto. Quindi io felicissimo di questa cosa, perché già uno si vergogna a vedermi lì. E niente, il sindaco mi diede una targa per essere stato a Villa Alfonsina. L'unico mio merito era, quindi, l'unico caso di premio per essere stato in un paese. Da lì poi ho scritto delle cose per Villa Alfonsina, anche in alcuni libri di questa signora, si chiama Maria Vittoria Orsini, la salutiamo, e quindi ogni anno vado a Villa Alfonsina, la Sagra delle Sfogliatelle e tutte cose, insomma ormai sono un paesano di Villa Alfonsina. Approfitto dell'accenno al cibo, perché questo è uno dei periodi dell'anno più impegnativi, perché si apre il concorso Pupe e Cavalli Brutti, che tra uno dei momenti clou dell'anno per l'abruzzesità. Sì, diciamo, fra le cose che racconto, sovente ci sta di mezzo il cibo. Il cibo che in Abruzzo in realtà è anche cultura, perché in tanti paesi, per parlare del paese, spesso si parla di un piatto, di un prodotto. Prima citavamo Guardia Grele, non so se siete mai stati a Guardia Grele, le sise delle monache di Guardia Grele. Io vado a questo tipo di cose sotto Pasqua, anche a Vasto, so che si fa anche a Vasto, insomma, che non si fa in tutte le zone d'Abruzzo. Come tradizione c'è quella, appunto, lo saprete, di preparare le pupe e i cavalli, quindi le pupe per le bambine, i cavalli per i bambini. Il problema di questa tradizione è che proprio a livello ontologico, insomma, è brutte le cose che vengono fatte, perché è difficile fare un cavallo a modino. Escono sempre delle bestie informi, insomma, che non si sa che roba è. Le pupe non sembrano mai delle figure femminili, ma sembrano appunto delle pandafiche, delle streghe in vere conde. Da questo dato di fatto oggettivo, io qualche anno fa avevo tratto appunto un concorso in cui premiavamo quelli che facevano la pupa al cavallo più brutto, fondamentalmente. Quindi da tutto l'Abruzzo ogni anno mi inviano questi mostri, insomma, io li seleziono. La cosa è finita anche su tutte un po' le televisioni nazionali, è stato molto, ieri ha fatto un articolo il Gambero Rosso su sta roba, quindi in Abruzzo, e quindi niente, è una cosa divertente, ma ne facciamo tante proprio per tentare anche di raccontare il cibo, che magari uno pensa vabbè, magna, però in realtà è una cosa, ci sono tantissime storie bellissime, insomma, sul cibo in Abruzzo e su alcuni prodotti, ecco. Ok, siccome hai accennato alla pantafica, prima di farci spiegare di cosa si tratta, volevo provare a fare un sondaggio tra i ragazzi. Quanti di voi ha sentito mai parlare della pantafica o pantasima da queste parti? Pensavo se chiudo. C'è tanto da lavorare, quindi, per diffondere... No, magari in questa zona non è tipica, a prescindere. Non so. Sì? C'è? A Casalbordino c'è? Ok. No, vabbè, diciamo che fino a un po' di anni fa, anche per spaventare i minori, insomma, i bambini, si usava molto questa cosa della pantafica, della pantasima. Chiaramente siamo a livello di folklore abruzzese, ma non solo in realtà, perché è un folklore
soprattutto anche Abruzzo e Marche questa cosa, ma in realtà è europeo, perché poi la figura dell'incubo notturno si ritrova un po' in tutte le tradizioni, penso al nightmare insomma in Inghilterra. E questa cosa dell'incubo notturno deriva da un problema realmente esistente. Se qualcuno di voi si è mai abbottato pesantemente la sera, che sta magnata, insomma, la santa casa, si dice a me, quando andate a dormire può capitare che non riusciate a respirare, insomma. E questa cosa viene detta la paralisi ipnagogica, quindi la paralisi del sonno, proprio come se aveste un peso sulla panza, sullo sterno, insomma. Nel folklore questa cosa è stata resa con questa figura, una figura notturna femminile, che è la pandafica, insomma. In alcune zone in realtà anche un cinghiale grosso che vi sale sopra, o un gattone. Questa cosa della pantafica, diciamo, per scacciarla soprattutto, tra l'altro è uscito anche un film un paio d'anni fa, lo trovate, mi sta su Netflix, si chiama Pantafa, ed è interessante. E per scacciarla fondamentalmente ci sono vari rimedi che magari avrete visto, se andate in qualche paese ancora ogni tanto si vede una scopa di saggina attaccata alla porta, no? All'incontrario. Perché a questa figura, a questa strega, piace contare le setole della scopa, conta che ti conta, quando arriva il sole all'alba lei scompare e vi lascia in pace. Oppure un altro rimedio sono un sacchetto di legumi con lo stesso uso, quindi conta i legumi, oppure un bambinello di vino perché si embriaca la pantafica, insomma, quindi beve il vino e vi lascia in pace. Questa cosa della pantafica mi ha sempre colpito in realtà, perché non so se anche qui, ma nella mia zona comunque, nella mia madre, cioè mia madre, utilizzava pantafica come aggettivo, insomma, quindi quando ad esempio mia sorella tornava tardi la sera, nella notte, insomma, a casa, diceva, mi pare una pantafica che si muove in maniera sospetta, come se fosse un fantasma, e quindi avendolo sempre sentito fin da piccolo, ho dedicato la pantafica a varie cose, l'abbiamo messa anche in copertina, tu prima parlavi, cioè mi dà fastidio un pochino guardare questa copertina, perché qui a Vasto, tra l'altro, c'è un negozio di una mia amica che è Sparagna e Combarisce, insomma, Anastasia, e Sparagna e Combarisce è un modo di dire che appunto si usa anche da me, e io tutto quello che faccio cerco di farlo all'insegna dello Sparagna e Combarisce, perché d'ingranalire fondamentalmente per questo, quindi si tende a sparagnare, e quindi i disegni del libro e la copertina me l'ha fatti questa ex che mi ha lasciato, quindi mo quando vedo questo disegno della pantafica un pochino mi dispiace, perché quindi mi ha un po' così, però sta a posto. Ok, per tornare invece un attimo alla pagina Facebook, interessantissima, io lo so che molti di voi non hanno Facebook, ma negli ultimi pure tempi, su Instagram, andate. Adesso c'è anche su Instagram e recupererà molto velocemente i follower in meno, perché forse c'era stato un furto di una pagina Instagram. Sì, mi avevano fregato la pagina Instagram, però l'abbiamo rifatta, okay. Con coraggio. Uno degli ultimi post, secondo me bellissimi, è quello che è il post che Gino ha dedicato all'Abruzzo in occasione delle ultime elezioni, perché l'Italia improvvisamente si è ricordata che esiste l'Abruzzo, se ne ricorda molto raramente per la verità, e spesso se ne ricorda con una serie di luoghi comuni, la transumanza, le pecore, gli arrosticini, e invece l'abruzzese fuori sede in quell'occasione scritto, secondo me, un post meraviglioso per celebrare l'abruzzesità, che in realtà è qualcosa di molto più complesso e a cui spesso siamo poco legati, citando una serie di personaggi importanti e determinanti per la nostra storia. Gli volevo chiedere se a qualcuno di questi è particolarmente legato, a parte Modesto Della Porta, che insomma è già stato citato come un mito. Ora evidentemente andare a memoria è un po' difficile, ma insomma da Corradino ad Ascanio in poi ai pittori, se c'è qualcuno per cui... No, certo, sono tanti in realtà. A me l'Abruzzo è stata sempre una regione, insomma, maschilista, ma in quanto tale, quindi mi piace ricordare anche le poche donne che sono riuscite ad emergere, insomma, nel patriarcato dei secoli abruzzesi, e quindi mi piace, fra quelli che avevo citato, parlare anche di Donatella di Pietrantonio, perché magari non tutti la conoscono, insomma, in questo senso. Donatella è una scrittrice meravigliosa, è di Penne, quindi di Pon, capitale dell'Umon, come dicono loro, e ha scritto, vabbè, per iniziare, chi non la conoscesse, chiaramente L'Arminuta è il suo libro più famoso, che ha vinto il Campiello, ed è anche, insomma, una persona che mi ha sempre dato molto affetto, insomma. Io, come vi dicevo,
non saluto, non parlo, non parlavo all'epoca, e la prima volta mi scrisse Donatella proprio un messaggio, una mail. Lei mi aveva preso per un food blogger, prima parlavamo di cibo, e quindi mi raccontava quello che mangiava lei la sera a Penne, quindi ho fatto gli spaghetti, però da questa cosa iniziale siamo diventati amici, ci siamo conosciuti ad un premio che è il premio Dean Martin a Montesilvano, perché Dean Martin, che era un noto crooner, un noto cantante americano, aveva il padre che faceva il barbiere a Montesilvano, poi emigrato insomma in America. Danno sto premio di Martin a Montesilvano e fra i premiati ci stavamo io e Donatella, insomma, quindi io chiaramente vergognandomi molto, non l'avevo manco salutata, mi ero messo in un angolino a fumare nervosamente, un po' si avvicina a sta signora, mi bacia, mi dice sei bravissimo, ti seguo sempre, e adesso insomma siamo praticamente amanti, io spesso vado a Penne, pure mo che è uscito l'ultimo libro, e quindi è veramente una scrittrice secondo me straordinaria, nella sua semplicità anche di scrittura, quindi ve la consiglio. Altre figure meravigliose, mi viene in mente ad esempio anche Giannina Milli, perché non è assolutamente conosciuta, che era un'educatrice dell'Ottocento, ecco quello che volevo dire prima, che a Teramo divenne famosissima, quindi era una maestra fondamentalmente, che però parlava con tutti i più grandi dell'epoca, era una teramana, e fra quelle diciamo più moderne, che mi viene in mente, mo così alla rinfusa, a me piace molto, più che D'Annunzio, io preferisco Flaiano, ecco, sono un grande fan di Ennio Flaiano, e magari anche meno conosciuto di D'Annunzio, che era un meraviglioso sceneggiatore, scrittore, ironico a livelli incredibili, e mi ci ritrovo molto in realtà, perché una cosa bella che diceva Flaiano sull'Abruzzo, perché Flaiano è stato pochissimo in Abruzzo, fondamentalmente c'è solo nato, poi ha sempre vissuto a Roma, lui diceva che il più grande difetto degli abruzzesi è il pudore dei propri sentimenti, quindi che si vergognano ad esprimere i sentimenti. Gli abruzzesi, io mi ci sono sempre ritrovato su questa cosa, e da lì sono un po' partito alla scoperta di questo personaggio. Altri che hai citato tu, chiaramente, Corradino Ascanio ha inventato l'elicottero, quindi andatevelo a scoprire. Un'altra cosa interessante è Giuseppe Angelo Fonzi, questo non lo conosce nessuno, qualcuno dice l'elicottero, vabbè, una grande invenzione, ma le protesi dentarie chi l'ha inventata? Questo è importante, le protesi dentarie, no? E quindi Giuseppe Angelo Fonzi di Spoldore ha inventato le protesi dentarie, questa è una notizia incredibile che vi do. E quindi l'Abruzzo non è stata solo, insomma, terra di cafoni siloniani, anche Ignazio Silone lo amo molto, ma è stata anche terra di gente con la coccia, insomma. E allora ci facciamo aiutare... Io chiederei un consiglio allora anche su qualche meta da scoprire. L'abruzzese fuorisede è un appassionato di turismo laterale, che adesso magari ci spiega cos'è, quindi gli chiederemo il consiglio su qualche località improbabile, sconosciuta o misconosciuta del nostro territorio, e poi magari anche la scelta invece tra due città che sicuramente è nel cuore, che sono Atri e Giulianova. Giulianova, Guardia Grele, con tutto il rispetto per Giulianova, so che Guardia Grele è un posto particolare, insomma anche Atri, che da noi è un posto molto distante, ma che ha una cattedrale meravigliosa con un ciclo dedicato alla Madonna, con commento in dialetto, che è un caso penso praticamente unico nella storia dell'arte. Quindi se ci dà qualche consiglio anche su qualche posto marginale. No, questa cosa del turismo laterale, diciamo, l'ho inventata io per giustificare un po' una mia passione particolare, ma solitamente utilizzo anche un aneddoto molto volgare su sta cosa, però non mi pare il caso. Ma per spiegarvi un po' questa storia del turismo laterale, diciamo, a me piace andare nei posti in cui non ci sta niente, fondamentalmente, ecco, oppure in cui ci sono piccole cose che stuzzicano una certa fantasia, pur non essendo particolarmente conosciute o particolarmente rilevanti, magari, ecco. Se io scoprissi che qui in questo liceo, che ne so, negli anni 70, così di fretta, venne a mingere, a pisciare, si può dire, venne a pisciare Vittorio Gassman, io andrei al bagno di questo liceo per farmi il selfie dove ebbe modo di mingere Vittorio Gassman. Quindi vado cercando questo tipo di avvenimenti nei vari paesi d'Abruzzo, ce ne sono tantissimi ovviamente. Uno carino, magari conoscete un cantante che si chiama Michael Bublé, non lo conoscete ovviamente, però vabbè. Il più anziano, lo conoscete, è un cantante soprattutto natalizio, insomma, lo scongelano, però anche non natalizio, però a Natale è al massimo del suo spicco, solitamente, perché fa delle bellissime canzoni anche natalizie.
insomma, Michael Bublé è canadese ovviamente, quindi, però sua nonna era abruzzese, di Carrufo, che è una piccolissima frazione di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, nell'Aquilano. Nel 2004 Bublé andò a visitare casa della nonna. Vi consiglio la visita a Carrufo perché è un'esperienza molto impattante, secondo me, molto particolare il paese. Praticamente io andai l'estate scorsa a cercare il balcone dal quale si era affacciato Michael Bublé per fare sta cazzata, cioè per farmi il selfie sotto questo balcone. Arrivai a Carrufo e era settembre e ci stavano 3 persone sui 20 abitanti soliti, c'erano rimaste solo 3 persone a Carrufo in quel momento, erano 3 anziane. Chiesi ad un'anziana se conoscesse dove fosse, diciamo, locata l'abitazione della nonna di Michael Bublé. Lei mi disse: certo, io sono la cugina di Michael, sta sempre qua. Andammo io e lei sotto questo balcone e ci facemmo un selfie, insomma, per me storico, sotto casa di Michael Bublé. E questo è quello che intendo, diciamo, per turismo laterale. Fra i paesi che posso consigliarvi da questo punto di vista, diciamo, io spesso ho fatto anche degli interventi sul territorio totalmente inutili, quindi soprattutto a livello di toponomastica dei paesi, io sono fissato con la toponomastica. All'Aquila, non so se siete mai stati all'Aquila, c'è un, secondo Google, una frazione dell'Aquila che si chiama Inciampa la Notte. Quando io ho sentito dell'esistenza di un posto che si chiama Inciampa la Notte, subito sono partito per questo luogo, ovviamente. Arrivato lì, purtroppo non ci stava il cartello, perché una cosa fondamentale per me è avere il cartello con scritto Inciampa la Notte. Ad esempio a Filetto, così salto di palo in frasca, a Filetto, provincia di Chieti, c'è una località che si chiama Cavallo Morto. Dici, come mai si chiama così? Perché c'è morto un cavallo e gli hanno messo questo nome molto didascalico, però lì c'è il cartello Cavallo Morto. Mentre all'Aquila non c'era Inciampa la Notte, quindi io scrissi, insomma, al sindaco dell'Aquila, seriamente, mo sembrano stupidaggini, dopo qualche mese arrivo al cartello Inciampa la Notte, quindi ogni volta che vado all'Aquila io non ho mai visto il centro dell'Aquila, ma vado solo in periferia a fare la foto a Inciampa la Notte, insomma. Dici, come mai si chiama Inciampa la Notte? Perché fino agli anni 60 c'era una cantina, un'osteria, la gente ci andava, si ubriacava e tornando a casa di notte si indroppicava, inciampava, e quindi questo nome straordinario. Questo tipo di luoghi mi affascinano molto. Paesi un pochino più seriamente, sicuramente Citavi Atri, che è molto sottovalutata, è probabilmente il paese più bello, dai, della provincia di Teramo. Io vengo da un paese che nessuno conosce, che comunque vi consiglio di visitare, che è appunto Martinsicuro. Dice che ci sta Martinsicuro. Vabbè, ci sto io, vi offro il caffè, che cosa, ci facciamo una magnata. Ci sta il mare, dai, ci sta il mare. Era un'antica città romana, in realtà, si chiamava Truentum. Abbiamo anche degli scavi romani, sono stati scavati, si vede tutta l'antica città di Martinsicuro, l'antica Truentum, però agli anni 90 si sono finiti i soldi, ha risotterrato tutto e è finita Truentum, insomma, quindi mo ci sta solo Martinsicuro, ma Truentum sta lì sotto, ecco. Altre città che amo molto, insomma, dicevi bene, Guardia Grele, sia per Modesto della Porta sia per Lesise, e poi devo citare, insomma, anche per professionalità, insomma, visto che collaboro a livello lavorativo, ma ci collaboro perché è un paese di cui parlo da sempre, che amo molto e che mi piace raccontare proprio per l'evoluzione che ha avuto, perché spesso si parla dello spopolamento, dei paesi che non ce la fanno, questo tipo di cose. Si chiama Ielli, insomma, un paese nella Marsica, che magari conoscete anche perché è abbastanza virale, insomma, in questo senso. È un paese in cui fondamentalmente fino al 2018 non c'era niente, se non una torre medievale, ma non c'erano sicuramente turisti. Oggi è il paese più visitato della provincia dell'Aquila, grazie ad un lavoro molto ben fatto con l'arte muraria, insomma, con i murales e soprattutto con, secondo me, i libri sui muri, fondamentalmente, perché ad Aielli, se andate, troverete tutto un libro intero su un muro, tutta la 3 libri, certo, ma in particolare Fontamara, insomma, di Ignazio Silone, poi ci sta tutta la Divina Commedia e poi ci sta tutta la Costituzione Italiana. Adesso stiamo vedendo anche un'altra piccola sorpresa. Quindi è un paese a cui sono molto legato da tanti anni. Per il resto, ovunque vado, mi sento a casa e dove si mangia, Dio ci accompagna, insomma. Sempre a proposito di cibo, l'abruzzese fuori sede ha fatto un esperimento alimentare ai limiti del possibile. Durante il lockdown, sopravvissuto, credo, a Bologna in quei mesi, col tonno. Diciamo, il tonno è stato alla base dell'alimentazione
Si può fare, quindi si può sopravvivere. Di fatto ha fatto compagnia a tantissime persone sui social, perché in quei mesi, insomma, eravamo tutti molto occupati sui social. E... si vede che è una cosa culturale il mio intervento. No, scherzo. No, è importante parlare di tonno, perché in realtà sono tutti ragazzi che a breve andranno, insomma, all'università e si nutriranno fondamentalmente di tonno, immagino. Se non vi piace il tonno è un problema. Io, come dicevo, sono stato tanti anni fuori sede, appunto fuori corso all'università, quindi ho avuto modo di mangiare molto tonno. E forse anche per questo, poi, perché dico, il mercurio potrebbe dare dei problemi, tutto questo genere di cose, però in realtà è diventato un meme, semplicemente, che per tanti anni abbiamo portato avanti questa storia del tonno. In particolare, in realtà, ecco, per dare un aneddoto più abruzzese, questa cosa del tonno mi è servita poi nella vita, perché io continuavo a spammare sti piatti al tonno, però in particolare avevo una passione, ho ancora una passione per un tipo di pasta, che non so se avete mai provato, ma si chiama i radiatori. Il radiatore è un formato di pasta anch'esso abbastanza didascalico, perché ha forma di termosifone fondamentalmente, quindi il radiatore assorbe bene il sugo, sto scherzando, avevo scritto una cosa dedicata ai radiatori al tonno, perché io ogni due giorni mangiavo sti radiatori al tonno. Fondamentalmente poi, quando ho avuto modo di presentare il libro, mi invitarono anche a Fara San Martino. Come saprete, Fara San Martino è il paese della pasta fondamentalmente in Abruzzo, non li citiamo, ma ci sono i pastifici più famosi, insomma, della regione e non solo, e uno di questi pastifici è un noto produttore di radiatori, insomma. Quindi quando seppero che io stavo a Fara a parlare del libro, arrivò un camioncino della De staccato Ecco, perché non si può dire, e mi appiopparono 20 kg di radiatori. Quindi io da due anni mangio gratuitamente radiatori grazie a questa storia del tonno. Quindi, come vedete, poi se si fanno le cose con passione, alla fine che cosa da magna te la regalano, insomma, ecco. Quindi, soldi pochi, ma ci può. Ho ancora un paio di curiosità. Una mi ha colpito moltissimo. Voi sapete che purtroppo la diffusione dei social va di pari passo con l'odio, con gli hater che sembra non abbiano altro da fare. La pagina dell'Abruzzese Fuorisede è senza hater. Io credo che dipenda un po' anche dal carattere di Gino, ma davvero è straordinario il fatto che sembra un mondo che funziona, un mondo senza... io tendo sempre a dire questo genere di cose, però nel senso è vero, io sono un po' un fifone, insomma, in questo senso, ho un po' paura degli altri, ecco, quindi da questo mio modo di essere mi comporto sempre in maniera molto umile, molto accondiscendente, anche cerco sempre di rispondere con educazione. E io penso che anche sui social il modo in cui ci si pone è fondamentale, quindi io mi sono sempre posto in maniera molto semplice, molto umile, cercando sempre di dar retta un po' di qua, un po' di là, senza essere cerchiobottista, con le mie idee, ma comunque rispettando tutte. E questa cosa evidentemente è stata apprezzata, quindi sì, in effetti nessuno mi ha mai offeso particolarmente, se non proprio per questioni culturali, perché io vado cercando le offese in realtà anche nei paesi, perché scrivendo un dizionario delle offese in Abruzzo, che a livello dialettale, come saprete, insomma, ci sono pochissimi modi di benedire una persona, ma tantissimi di maledirla. E nelle offese, nelle maledizioni, nei dialetti c'è una grandissima creatività. Mo non stiamo qui a offenderci, però se qualcuno di voi dopo, anche via messaggio, vuole proprio offendermi gravemente in dialetto, io sono contento, perché segno tutto. Però a livello di social, a livello serio, evidentemente no. E si è creata, diciamo, una bella comunità di persone che, probabilmente anche partendo da sta storia del fuorisede, mi viene in mente, perché tantissime persone dall'America, dall'Australia, dal Belgio, che mi scrivono da tanti anni, ho notato che sono quelle che spesso ci tengono di più, ai propri paesi, alle proprie radici, insomma, alle proprie tradizioni. E quindi questo aver creato una comunità comunque mondiale, globale, di persone che, pur essendo gli Abruzzi molto diversi nelle varie zone, però sotto una bandiera unica, diciamo, in questo senso, si ritrovano e ricordano il passato, i nonni, la cultura contadina e la bellezza di un mondo che, soprattutto anche a livello dialettale, si va perdendo, quindi cerchiamo di conservarlo anche tramite le pazzità, ecco. L'ultima cosa che volevo...
l'ultima cosa che volevo chiederti prima di lasciare spazio eventualmente alle domande dei ragazzi è il gusto per i diversi personaggi. Gino Bucci che dialoga con l'abruzzese fuori sede, con Pericle Pazzine, non so se me ne sono perso qualcuno, sembrano quasi personaggi di Pessoa che si moltiplicano, dialogano tra di loro. Sì, diciamo, no, non sono bipolare, perché molti dicono sei bipolare. No, a livello letterario, per così dire, mi piace avere più forme in cui poter scrivere in maniera diversa. Ecco, l'abruzzese fuori sede scrive in un modo, Gino scrive in un altro, e gli altri personaggi che ho, che sono anche segreti alcuni, maestro, e, ad esempio questo Pericle Pazzine è un personaggio totalmente no sense, insomma, che parla solo, scrive solo in maiuscolo e non completa le frasi. Ha tutta una storia particolare, uno che, come si dice? Si dice in italiano, non si dice? Cornuto in italiano? Cornuto in italiano, si può dire, quindi ha molti problemi con le donne in questo senso, ed è un tipo di scrittura che mi diverte molto in realtà, e quindi porta avanti anche quello. La mia passione fondamentale, ecco, per dire, è proprio la scrittura, quindi tutto parte dal mio voler scrivere in maniera proprio, il più possibile, in maniera anche più originale possibile, quindi per trovare l'originalità cerco di creare più personaggi, ecco, e finché funziona, insomma. Assolutamente. Va bene, c'è qualcuno che vuole fare una domanda, una curiosità? Prego, vieni. Ma veramente l'hanno costretto? Ok. Tutto volontario. Allora, mia funzione. Così. Allora, in realtà sono due domande, perché sì. La prima, la migliore sagra, o comunque che sagre ci consigli in Abruzzo, perché insomma è un discorso serio questo. Serissimo. Ah sì, le dico tutte, vabbè. E la seconda, qualche cantante, cioè tipo Nduccio, che ne so, Robby Sandini, qualcosa del genere. Ma tu di dove sei? Io sono di Carunghio, paese importante, la Ventricina, spacca. Carunghio, stupenda. Era stupenda. La vista dal cartello al paese è una delle più belle, no, veramente. E tra l'altro Carunchio è uno dei paesi più difficili da far rimare in Abruzzo. Esiste solo una rima con Carunchio. La sai tu qual è la rima con Carunchio? Oddio. Io ci ho studiato. No, è l'isola di Zunchio. Ah, madò. In Croazia. Sta a posto, mo ti ho dato questa informazione. Vabbò, la sagra, io devi sapere che sono un giudice di vari concorsi anche poetici, letterari e anche di una sagra, sono giudice. Nel Teramano c'è una sagra celeberrima che dicono sia la più antica d'Abruzzo loro, però in realtà non è vero, ma loro continuano a crederci, che è la sagra della Porchetta di Campli. Non so se l'hai mai sentita. So che qui la porchetta è una cosa anche differente, ci mettete le mandorle tipo a lentella, sì, qui sì, ci... da noi si fa in purezza, quindi solo il porco, senza manco un po' di odori. E a Campli fanno questa sagra epocale, enorme, in cui ci sono anche una giuria, ci sono varie giurie che giudicano il miglior porchettaro, che poi viene premiato per la qualità della sua porchetta. Quindi una sagra veramente bella comunque da vivere, quella Porchetta di Campi, un po' lontano da qui, ma se ci capitate, se no chiedete ad Anastasia Sparagna Combarisce, che c'ha proprio tutte le sagre, ha fatto una sezione apposita del suo sito. E l'altra domanda qual è? Qualche cantante, se ci può dire qualche... Cantanti? Beh, già Robby Sandini, certo, l'ho conosciuto. Anduccio è mio padre assoluto. E, altri cantanti, vabbè, uno che si... un po' più serio, ma Anduccio è serissimo, penso di cultura, anche Robby, insomma. Però, diciamo, meno conosciuto in realtà è Ivan Graziani, non so se hai mai sentito Ivan Graziani. No, che era uno dei più grandi chitarristi, insomma, della storia italiana, un grande cantautore con una voce particolarissima. Lui era proprio di Teramo, e ve lo consiglio. E poi vi consiglio un mio amico, tra l'altro mo il 16 maggio a Chieti presentiamo insieme il suo nuovo album, che è un cantante dialettale abruzzese, però è giovane, fa delle canzoni anche romantiche, insomma, non solo ironiche, all'Anduccio.
si chiama Nicola Setac. Setac scrive in un dialetto che è quello di Penne, però è comprensibile un po' ovunque, secondo me ha fatto dei lavori meravigliosi, quindi cercate Setac ed è molto bello, ecco. Grazie, grazie, sono grande. Grazie. C'è qualche altra domanda, curiosità? Eccola. Salve, allora, prima di tutto mi è piaciuta tantissimo la poesia della lettera d'amore e volevo chiederle se le è mai capitato... No, dammi del tu, dai. Ti volevo chiedere se ti è mai capitato di venire a contatto con il dialetto vastese, anche perché è più o meno diverso dagli altri dialetti meridionali abruzzesi e comunque ci sono tante attività, tipo il vocabolario vastese di Luigi Anelli, tante attività per salvaguardare il dialetto vastese. No, sì, seguo sia alcuni siti che alcune pagine sul dialetto, insomma, dello Washt. Ho avuto modo di capire, magari dimmi tu anche dopo se vuoi, che il vero dialetto vastese, quello più antico, si va un po' perdendo, quindi adesso c'è una varietà un po' differente, quindi attraverso i lavori soprattutto dei poeti, anche D'Annunzio, Fernando D'Annunzio mi pare, che era un poeta di Vasto molto bello, Luigi Anelli, e ce ne stava pure un altro che avevo letto, Perrozzi. Perrozzi esiste, sì, è un poeta di Vasto, e quindi sì, vado cercando le cose più antiche, mi piace molto in realtà perché sì, è diverso, però credo che la cosa bella sia appunto tentare di conservare quello antico, quindi perorare, ascoltare insomma gli anziani, cercare di non perdere la varietà del Washtarolo, insomma, e quindi non lo so, però sì, lo conosco abbastanza, sì. Ci sono altre domande? Non vedo suona dalla campanella. Non vedo nessuno, allora sì, c'è una domanda della signora, prego. Grazie. Ah, tu non fai parte del liceo? Ok. Sì, certo, grazie a te. No, cioè, da come so io sono due entità differenti, insomma, l'Umazmaril, insomma, anche nell'Aquilano, Mazmureddu, ma anche in altre parti in realtà del sud Italia. Se la Pantafica è il Nightmare, insomma, il Mazmaril è il folletto fondamentalmente, quindi il folletto della tradizione anche inglese, insomma, quindi un folletto appunto col cappello rosso che viene ed è molto interessato soprattutto all'oro, agli averi, e viene usato anche lui, almeno da me, proprio per minacciare i bambini in questo senso.
Per scacciarlo sì, bisogna togliere il cappello del folletto, insomma, però per me la pantafica è diverso, poi non so. La cosa bella, insomma, è che in ogni zona c'è il suo modo di vedere a queste cose, non esiste una Bibbia sulla pantafica, ognuno la immagina come vuole, la stessa cosa per lo Mazzmarel o per il gatto mammone, insomma, per quello che è. Ecco, quindi. Comunque grazie mille, grazie. Va bene? Ringraziamo ancora. Ah, c'è un'altra domanda. Al volo, l'ultima. Vieni, no, vieni, vieni. Vieni, se no non si sente. Allora, a San Salvo c'è la Settimana Santa che va dalle Sanitelle a San Vitale. Volevo chiederti se sei mai venuto e mai partecipato. No, mi hanno invitato, sono venuto a presentare il libro a San Salvo e devo dire sono stato accolto in maniera meravigliosa. Io ammetto che non conoscevo la parte alta, insomma, di San Salvo, e mi è piaciuto tantissimo. Le Sagnitelle ne ho parlato, ho scritto degli articoli, però non ho mai avuto modo di ingurgitarle, quindi se magari tua nonna anche... Ci sta parlato, quindi scrivimi anche su Instagram, io vengo e le mangio volentieri, conosco la tradizione, conosco tutto quello che è concernente alla festa di San Vitale, però non l'ho mai mangiata, quindi ci vediamo il 20 aprile, ci sta parlato. E un'altra cosa, a San Salvo, però mi ha detto il professore, anche a Casalbordino, c'è un gioco che si fa durante le vacanze di Natale, che è Mouse, ma c'è anche... No, questo non so niente. Anzi, spiegamelo perché sono interessato. No, è complicato da spiegare, però scrivi. È molto... Io credo. È un gioco che si chiama Mouse, che esiste solo in questa parte dell'Abruzzo. Ho il dubbio, con le carte napoletane, ho il dubbio che abbia a che fare con le truppe inglesi che sono passate di qua durante la Seconda Guerra Mondiale, perché anche il punteggio che viene attribuito alle carte... ha qualcosa a che fare, non riusciamo a trovarne l'origine, quindi giustamente ci siamo rivolti a un esperto che magari ci darà una mano. Allora, il 20 aprile mangio le Sagnitelle e poi giochiamo a Mouse, quindi ormai mi t'accolli, ecco, quindi sta a posto, grazie. Allora, ringraziamo di nuovo l'Abruzzese fuori sede con un applauso, con l'applauso che merita, e lo ringraziamo. Grazie. Per averci fatto compagnia e per aver realizzato un mio sogno, quindi. Grazie a Gino Bucci, divertentissimo, veramente uno spassoso ambasciatore dell'Abruzzo, come l'ha definito la Di Pietrantonio. Siamo lieti veramente di averti avuto come ospite e ti ringraziamo per questi momenti esilaranti, anche dotati di molta, molta perizia. Io attendo i racconti della Singer, poi vedremo. Intanto vogliamo omaggiarti con una cosa che sappiamo apprezzerai molto. Indovina cos'è? Abbiamo pensato a tutto, ovviamente. Allora, non so se è candidata alle pupe e cavalli più brutti d'Abruzzo, ma non credo. È troppo bella, ovviamente. Grazie ancora al nostro ospite. Sì. Voglio ricordarvi che c'è il libro Le rime toscibili, che sono davvero molto belle in Zetosh. C'è un banchetto fuori allestito dalla nuova libreria di Vasto, e se volete potete chiedere anche degli autografi, possiamo, vero? Grazie della disponibilità e anche del bellissimo momento che hai condiviso con noi. Grazie a tutti voi dell'ascolto. Si esce a destra, ovviamente. Adesso la Pantini Pudente Band ovviamente ci allieterà con qualche altro loro brano. Grazie.
Per cortesia prendete posto perché stiamo per iniziare. Sedetevi ragazzi. Grazie. Per favore, seduti, così iniziamo dando luogo alla seconda parte della terza ed ultima giornata. Prendete posto, per favore, grazie. Allora, un altro brano della nostra Pantini Pudente Band, il tempo di sistemarci e cominciamo. Grazie. Nel cielo sono le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fanti che salutano il nostro amore. Dio ti amo, non è possibile avere tra le braccia
Dio come ti amo, Dio come ti amo. Grazie. Grazie alla Pantinipudente Band, ogni volta ci sorprendete con la vostra playlist, veramente bravissimi. Allora, benvenuti e bentornati alla seconda parte della terza giornata umanistica, undicesima edizione. Di genio in genio, passiamo adesso al nostro ospite successivo. Abbiamo l'onore e il privilegio di avere con noi l'ingegnere Vincenzo Di Nicola, un altro abruzzese, un nostro fiore all'occhiello del nostro amato Abruzzo, e che insomma è conosciuto in tutto il mondo. Adesso lo conosceremo anche noi. Grazie. Grazie. Allora, mi sentite? Mi sentite? Perfetto. Allora, grazie per l'invito, grazie professoressa Paganelli. Per me è un onore essere qui a Vasto, Vasto, sì, cioè, no, sì. Che a me piace tanto, è una bellissima città, ed è, mi piace pure molto parlare a voi studenti, che siete un po' il futuro, non solo di Vasto, ma dell'Italia, nel senso letterale della parola. E la professoressa Paganelli mi aveva detto di parlare di intelligenza artificiale, ma visto che sono qua, in un liceo, ho cercato un po' di dare un po' un taglio un po' più discorsivo, parlarvi anche del mio percorso e farvi capire un po' quali sono le opportunità e le sfide del mondo moderno. E mi piace anche parlare quindi di volare alto con intelligenza, e vi spiegherò perché. Allora, io qui, aprile 2015, quanti erano? Ormai 9 anni fa, ero a Teramo, questa è una scuola di Teramo, liceo scientifico di Teramo, con una scuola come la vostra. Sto insegnando io informatica a ragazzi, come voi, insomma, sono ragazzi, quanti, 16-18 anni immagino. E insegnavo cloud computing. Quanti di voi sanno cos'è cloud computing? Ok, perfetto. Comunque, se non lo sapete, imparatelo. Il fatto sta che 9 anni fa insegnavo quindi informatica moderna a questi ragazzi in un liceo scientifico di Teramo. Una cosa che già è difficile che venga insegnata all'università oggi, però insomma... No, ok, perfetto. E poi questa è una foto che ho fatto con i ragazzi di quella classe. In questa foto potete vedere chi è diventato poi un ingegnere del software a Sky, un altro è diventato un product manager a Six, la più grande compagnia di fintech svizzera su cui si regge la borsa di Zurigo, un altro un ingegnere di intelligenza artificiale, un altro un freelancer di startup per startup americane e tanto ancora. Poi tra l'altro c'è anche una insegnante dell'MIT, Gigliola Staffilani, che è di Martinsicuro. E poi invece farvi vedere che nel novembre 2022 uno di quei ragazzi ha postato un aggiornamento su LinkedIn dicendo che era stato appena assunto come data engineer a Booking.com. Immagino che Booking.com voi lo conosciate, quando andate in viaggio usate Booking.com. E qui c'è un ragazzo di Teramo che è data engineer. Cioè, quando usate Booking.com, dietro le quinte c'è il lavoro di un ragazzo come voi che ha studiato in Abruzzo in un liceo. Quindi questo per farvi capire che tutto è possibile. E voglio anche dividere il mio percorso. Il mio percorso inizia 100 anni fa, non perché sia così vecchio, ma perché io porto il nome del padre di mio padre, dalle parti mie, ma credo anche vostre, si rinnovava il nome del nonno paterno. Mio nonno si chiamava Vincenzo Di Nicola e lui andò a lavorare nel 1923 come minatore in Pennsylvania, in Carbon County, la contea del carbone. Cioè già il nome dice tutto. Voi immaginatevi, andava da Villa Turri, Sant'Atto, Campagna Teramana, a trovare il fratello che era emigrato 15 anni prima, che quindi lui nemmeno conosceva, e a 21 anni mio nonno emigra come minatore. Però qual era il sogno, vi dico questo perché per darvi un po' idea delle mie origini, e qual era il sogno poi invece di mia madre andando avanti col tempo? Visto che sono qui a Vasto ho detto, ma è bello fare una bella citazione. Per mia madre il sogno per lei, per me, era il cosiddetto posto fisso. Qual è il posto fisso migliore che non l'usciere alla Banca d'Italia? Conoscete questo tizio qua? Ma Maccio è ancora famoso qua, penso, spero di sì, insomma. È di Vasto, no? Ok. Quindi, quello che voglio dirvi è, i miei genitori, è importante che voi li ascoltiate, però insomma, loro sono ancorati a un'idea, un'economia, un mondo, una società che ormai è morta e sepolta. Questo nel 95, penso che mia madre mi fece vedere questo concorso da uscire alla Banca d'Italia, gli dissi, ma cioè, rispetto ai miei genitori,
però vedevo mio nonno che era emigrato in America, si era spaccato la schiena, aveva i polmoni neri, black lungs, la silicosi, aveva lavorato tanto, mia madre lavorava nella pubblica amministrazione, ottimo, fantastico, lavoro rispettabilissimo, però io volevo qualcosa di più, ambivo a qualcosa di più alto, volevo vincere da ragazzo il Nobel per la fisica. Non ci riuscirò più, però insomma era, mi volevo porre un obiettivo più avanti e che non fosse quello del posto fisso da uscire, che invece per mia madre è il posto, la cosa importante. E poi col tempo insomma sono andato, ho fatto il mio percorso, sono andato in America, cioè mio nonno mi ha fatto un po' sognare, perché lui mi diceva da bambino quando che l'America è un posto duro, che però se lavori tanto ti dà tanto. Io ci ho voluto credere, sono riuscito a studiare in America, ho studiato a Stanford, che è l'università più importante e prestigiosa, è l'epicentro della Silicon Valley, ho studiato informatica, ho preso questo master in computer science, tecnicamente lo stesso titolo di studio dei fondatori di Google, tra l'altro, e posso dire anche che sono passato dal mining di carbone al mining di dati, che mi ero specializzato in data mining, per poi creare una compagnia di cryptocurrency e fare altro tipo di mining. Quindi, insomma, voglio dirmi anche un po' del mio percorso. Ho lavorato poi a Yahoo, quando Yahoo era la compagnia più importante al mondo per l'informatica. E io questo vi dico, ragazzi, adesso siete studenti di scuole superiori, però quando farete l'università, se la farete, non è nemmeno detto che dobbiate farla, però qualunque cosa facciate, lavorate, l'estate, non v'azzardate, cioè è giusto che uno si voglia svagare, però è importante coniugare lo studio con l'attività lavorativa. Per me lavorare in un'industria, un'impresa come Yahoo, quando nel 2006 era la compagnia più importante al mondo per l'informatica, è stato ultra formativo, mi ha fatto capire cosa voleva dire creare un prodotto che impattava la vita di centinaia di milioni, se non miliardi di persone. Oggi Yahoo magari non è più tanto conosciuta, ma all'epoca, nel 2006, era la compagnia più importante al mondo nel settore. Poi sono andato a lavorare a Microsoft, era un po' il mio sogno, io crescendo con Windows 95 volevo un po' lavorare a Seattle e sono diventato Product Manager per Behavior Targeting, pubblicità comportamentale. Vedevo insomma, oggi uno, cos'è la pubblicità comportamentale? Oggi è normale, tu cerchi qualcosa, vai su un sito web e uno pensa che, Rosita, dov'è Rosita? Perfetto. Rosita è interessata a cani e gatti, non lo so, insomma, a quel punto Microsoft fa vedere pubblicità di Purina, insomma pubblicità di cibo per cani e gatti, invece che fa vedere pubblicità di Cristiano Ronaldo, per esempio, perché è più probabile che tu ci clicchi sopra. Quindi questa è pubblicità comportamentale. Oggi è normale, quando sono andato a Microsoft ed è ancora un po' all'inizio, sono stato un po' un pioniere di questo settore. Dopodiché mi hanno detto, bravo Vincenzo, hai fatto un gran bel lavoro, l'ex consigliere tecnologico di Bill Gates mi ha detto, ma perché non te ne vai pure in Cina un po' a dare un po' una sferzata al nostro team cinese a Pechino? E sono andato pure in Cina. È stata un'esperienza importante perché uno pensa sempre all'America, ma in realtà il mondo è grande, ci sono culture molto molto diverse. L'Italia è molto diversa dall'America, che è molto diversa dalla Cina. Io per quello vi invito a guardare il mondo nella sua interezza, a prendere un po' il meglio di queste grandi culture e capire un po' i pro e i contro di ciascuna cultura, perché non è che l'America sia perfetta, così come non è che la Cina sia perfetta, non è come l'Italia sia perfetta. Però andando in questi paesi, assorbendo, vivendoli, potete apprezzare il meglio e portarlo sempre con voi. E poi mi sono detto, e qui è una cosa importante, tornando in America ho detto, beh, era il 2009, voi ragazzi, erano nati il 2009 questi ragazzi? Sì, sì, ma da poco, ok. Vabbè, non se lo ricorderanno, però era appena, c'era stata appena questa crisi dei mutui subprime, la crisi economica del 2008, e la gente aveva paura, tutti quanti, se non perdevano il lavoro cercavano di tenerselo insomma in qualche modo. Io invece feci una cosa totalmente diversa, lasciai Microsoft e lasciai Microsoft per andare a creare una startup. A mia madre venne un colpo al cuore che disse, ma come, Bill Gates, per lei Bill Gates era diventato il posto fisso equivalente di Banca d'Italia, e disse, ma che fa una startup, ma che è sta startup, insomma una cosa un po' strana. Però era una cosa che vi invito ragazzi a capire è cercare di prevedere il futuro. Oggi tutti voi avete una cosa come questa cosa qua, no, immagino, chi è che non ce l'ha? Chi alzi la mano chi non ce l'ha? Vabbè, nessuno, ok. C'è poca partecipazione al pubblico. Comunque, questa cosa qui nel 2009 non era mica così scontata. Chi ce l'aveva, probabilmente aveva un BlackBerry, l'iPhone era nato nel giugno del 2007, era cominciato a essere commercializzato, e io vedevo che si è diventato sempre più popolare, si è diventato sempre più pervasivo nelle nostre vite, quindi vedevo un qualcosa che si è diventato importante e dissi, benissimo, io ho lavorato a Microsoft, ho fatto un po' contento Bill Gates e tutto insomma il suo team, però insomma vorrei creare qualcosa per me, vedevo questa cosa e decollava, adesso è il momento mio di mettermi in proprio e creare qualcosa di importante per il futuro.
e quindi creai questa compagnia assieme a un mio socio che era salesman a IBM. È molto importante quando si creano compagnie e startup unirsi a persone con competenze complementari alle vostre. Creiamo questa compagnia di mobile payments, pagamento con cellulare, che oggi è una cosa normale, pensate a Satispay per esempio, ma nel 2009 non lo era per niente. Creiamo questa startup GoPago che fu finanziata da JP Morgan Chase e poi dopo 4 anni e mezzo vendemmo la tecnologia ad Amazon. Quindi posso dire di essere uno che oltre a comprare di Amazon gli ho pure venduto qualcosa, cioè non è con... E poi dico sempre, work hard, but party harder, cioè lavora duro, ma festeggia ancora in maniera più figa, insomma. E qui, insomma, molte volte facevo questi party di arrosticini ad Alfun Bay, in Silicon Valley, sotto la scogliera. Andavamo con le funi sotto la scogliera, letteralmente, con la canala, con gli arrosticini fatti a mano, e festeggiavamo, insomma. Quindi portare l'abruzzesità nel mondo è importante, è un segno distintivo che ci portiamo sempre con noi. E poi, questo è quello che ci tengo a dire, cresci ma poi torna. Infatti dopo quindi tanti anni in America decisi di tornare anche per seguire il percorso di mio nonno. Mio nonno stette 10 anni in America e poi tornò. Io sono stato un po' più a lungo, sono tornato, ho cercato un po' di ridare qualcosa indietro alla scuola che mi aveva fatto crescere, anche al paese che mi ha fatto crescere, all'Italia. Mi ero reso conto che quando ero studente come voi non avevo mai avuto un mentore, un qualcuno che mi dicesse guarda Vincenzo, di 16enne, il mondo sta andando in questa direzione, studia questo, acquisisci competenze su questo. Non l'avevo avuto, quindi ho cercato io di essere quel mentore che non ho mai avuto a 16 anni. Potevo pure benissimo lavarmene le mani, però insomma ho detto no, non è giusto, voglio ridare qualcosa, perché sono cresciuto bene in Abruzzo e voglio un po' restituire qualcosa alla terra che mi ha fatto crescere forte e sano. E quindi ho fatto questo corso informatica con questi ragazzi, ho fatto per vari anni, supportato poi dalla provincia di Teramo. E sono stati anche ricevuti dal presidente Mattarella in Quirinale, perché abbiamo fatto un progetto di storia digitale raccontando la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale in tempo reale per molti anni. Quindi è stato un progetto di storia digitale tramite una piattaforma informatica che hanno fatto questi ragazzi del liceo scientifico di Teramo. Quindi raccontare storia unendo anche l'informatica. Quindi è un qualcosa di cui sono molto orgoglioso e di cui poi la scuola e lo stesso Mattarella è stato orgoglioso di noi. E allora mi sono detto... Interessante questi ragazzi, ragazzi come voi, ragazzi, cioè credo, cioè forse non so se mi spiego, ragazzi 16enni, 17enni, 18enni, detto, questi sono davvero bravi, accidenti, molto più bravi dei loro coetanei della Silicon Valley. E cosa succedeva? Nel 2014-2015 vedevo un'altra cosa che stava nascendo, è una cosa di cui se ne parla oggi, ma nel 2014-2015 se ne parlava molto male, che è il cosiddetto concetto di criptovalute, Bitcoin. Insomma, non so quanti voi lo conoscono, ditemi di sì per favore, chi è che non conosce, chi è che non sa cos'è Bitcoin? Chi è che non sa? Ditemi che non c'è nessuna mano alzata, ok, bravo, ok. E quindi con questi ragazzi ho creato una nuova startup, Conio, che è diventata poi col tempo la leader in Italia per l'acquisto e compravendita di criptovalute. Non voglio fare un messaggio pubblicitario, ma era giusto per dirvi che questa startup, finanziata poi a Poste Italiane, Banca Sella, Banca Generali, è nata da ragazzi 16enni, 17enni, 18enni, qui c'è una foto di alcuni un po' più cresciuti, che vengono da Teramo, da Campri, da Piancarani, da Giulianova, da Ortona, da Vasto, questi, la maggior parte di questi è abruzzese, è di qua. Mi ha dato questa startup che poi è diventata un po' la compagnia più importante in Italia nel settore delle valute digitali. E poi infine sono entrato nel mondo pubblica amministrazione durante la pandemia, tempi insomma abbastanza cupi, però c'era bisogno di rinnovare, di aiutare un po' l'Italia a crescere a livello di sistemi informativi per far sì che i servizi da pubblica amministrazione funzionassero. Io sono nato dentro pubblica amministrazione, mia madre lavorava, che sognava per me un futuro da usciere, a Banca d'Italia. Ha realizzato il sogno, sua madre. Sì. Mia madre è contentissima, adesso io sono il posto fisso, cosiddetto posto fisso, in realtà non è il posto fisso. No, assolutamente. Però sono entrato come dirigente, come responsabile di innovazione tecnologica in IMSS, per cercare un po' di migliorare i servizi informatici durante i tempi della pandemia. E quindi questa è una foto con alcuni ragazzi del mio team nel data center. Perché è importante cercare un po', ho servito il mio paese formando giovani, creando impresa, però poi dico sempre, insegnare l'impatto che hai è X sulle persone. Se crei impresa è impatto X quadro, perché dai lavoro, crei indotto, crei anche ricchezza professionale. Ma se lavori in pubblica amministrazione, fai il tuo bel lavoro, l'impatto è X alla decima, è colossale. E durante la pandemia abbiamo fatto un bel lavoro, sono contento di quello che abbiamo costruito.
E adesso vi dico, perché vi faccio questi esempi? Perché vi voglio far capire che le nuove tecnologie e l'informatica sono sexy. Cioè è importante farlo comprendere un po' a tutti quanti, l'importanza dell'informatica come sexy, del sexiness, del sex appeal dell'informatica. Perché? Cioè c'è un po' di brusio, non sono d'accordo. Ma lo dico io perché è sexy. È sexy perché abbatte le caste. Rendetevi conto, mio nonno era minatore di carbone, mi era la campagna, cioè, dall'Abruzzo. E lui, io sono nipote di un minatore e ho fatto il mio percorso, grazie all'informatica. L'informatica è sexy perché è accessibile a tutti. Qui ci sta un mio compare, uno dei ragazzi che vi ho fatto vedere prima, lui è di Poggio San Vittorino, nella campagna teramana, e lui sta lavorando da un coffee shop da Palo Alto, dalla Silicon Valley, potrà lavorare da Palo Alto, potrà lavorare a Poggio San Vittorino, cosa che fa già adesso. Cioè, voi ti permette di lavorare dovunque voi vogliate, potete lavorare anche da vasto, non dovete più andare a Londra, San Francisco, New York, potete stare anche a casa vostra a collaborare con tutto il mondo. L'informatica è sexy perché crea ricchezza culturale. Io dico sempre che Aristotele, se fosse vivo oggi, certo sarebbe un filosofo, forse, però sono sicuro che sarebbe anche un grande professionista dell'informatica. Aristotele è il padre della logica, e l'informatica è logica per definizione. Cioè io mi aspetto Aristotele, fosse vivo oggi, sarebbe, non so, un Linus Torvald, il creatore di Linux. Cioè è importante capire che non c'è tanta differenza. Noi in Italia purtroppo viviamo un po' di cultura a livello di silos. Questo è l'italiano, questo è l'inglese, questa è la matematica, questa è la fisica, questa è l'informatica. C'è anche una cultura un po' crociana di Gentile, anche se Croce era abruzzese, che io onestamente non apprezzo per niente. L'informatica coinvolge tante sfere del sapere e dovunque, vi farò anche vedere perché, e io sono sicuro che molti dei filosofi antichi, se fossero vivi oggi, sarebbero grandi informatici, specialmente poi più di tutti Aristotele. L'informatica poi è sexy perché ti rende libero. Questo è un commento che mi ha fatto un ragazzo, un professionista ragazzo, a me aveva 35 anni, su LinkedIn, che dice: io vengo da un paese della campagna calabrese e grazie all'informatica ho girato il mondo, sono potuto diventare un grande professionista affermato e faccio pure bei soldini. E ragazzi, diciamoci la verità, insomma, non è male, insomma, fare soldi, cioè non è una cosa negativa. E infatti l'informatica è sexy perché crea ricchezza monetaria. Questo vi faccio vedere, questo è uno screenshot di Glassdoor. Glassdoor è il sito più importante per vedere gli stipendi nel mondo, e qui fa vedere che se tu sei un software engineer a Zurigo, non dico a San Francisco, non dico a Londra, non dico in Australia, ma a Zurigo, pochi chilometri di distanza dall'Italia, prendi stipendi a 6 cifre, da 150.000, 200.000, se non 300.000 euro equivalenti in franchi svizzeri. Quindi questo per dirvi, insomma, quali sono gli stipendi per chi è esperto di informatica. Una piccola cosa ci tengo a dire, un piccolo dato negativo, questo però spero, è un po' brutto ma è importante comunicarlo, anche gli aspettativi vostri salariali, cioè magari voi se avete 16 anni, 17, 18, magari non ci state a pensare, però meglio che queste cose le sappiate, la comparazione dei salari in Italia rispetto al resto del mondo. Quando, questo è un grafico prodotto da Eurostat su dati del 2001, quindi sono dati vecchi, che però insomma credo che l'andamento sia più o meno lo stesso purtroppo al giorno d'oggi. Voi quando iniziate a lavorare in Italia, supponiamo a 25 anni, lo butto un po' più avanti nel tempo, iniziate, se vediamo un asse XY qua, iniziate qua. I vostri coetanei inglesi, tedeschi, francesi, se non americani, mentre voi iniziate qua, loro iniziano già qua in soldoni, quindi già prendono molto di più all'inizio. Sì. Ma poi non è tanto il momento in cui parti, è proprio la progressione. In Italia la tua progressione salariale, che già parti basso, è lineare col tempo. C'è proprio una retta, boom, cioè va avanti poi linearmente con gli anni. Nel mondo anglosassone, in Inghilterra, specialmente poi in America, ha una specie di curva, diciamo, decrescente. C'è un'impennata iniziale fino verso i 40-45 anni, per poi decrescere col tempo. Cosa vuol dire? Se voi fate l'integrale, vedete che la matematica torna sempre utile, se voi fate l'integrale di queste curve, l'integrale vuol dire tutti i bei soldoni che fate nel corso della vostra vita, sono molto di più quelli che fate all'estero che non in Italia.
ma poi in aggiunta non è soltanto una questione di soldi, è anche una questione di interpretazione di questa curva. Mi fa capire che nel mondo anglosassone, quando voi siete più carichi, più produttivi, più forti, più energici, più creativi, venite ricompensati molto di più, cioè c'è un aumento molto forte dai 25 ai 35-40 anni. E poi quando siete, purtroppo, secondo me, cominciate ad essere meno produttivi, gli stipendi cominciano un po' a scendere. In Italia invece gli stipendi non sono, non crescono a livello al crescere le vostre competenze, gli stipendi crescono a crescere la vostra età. Quindi non importa quanto voi siete, siete bravi o meno bravi, l'importante è che diventate sempre più vecchi. Questo è un po' una cosa un po' brutta e triste da dire, però è supportata dai dati. Quindi sappiatelo quando lavorate, che purtroppo in Italia molto spesso le competenze non vengono riconosciute a livello salariale, quindi dovete cercare soddisfazioni in altre cose se rimanete in Italia. Chiudo l'inciso, beh, è importante sapere, purtroppo verità che non vengono molte volte dette, ma a ragazzi di 16 anni io spero che gli aprano un po' di orizzonti. Io per questo vi dico che l'informatica è l'ascensore sociale per eccellenza. Perché? Innanzitutto crea prosperità sociale e crea, accelera molto l'economia di un paese. Tenetelo bene a mente, e ve l'ho detto già prima, che l'informatica oggi è ovunque, l'informatica oggi è nella medicina, l'informatica nella finanza, l'informatica nell'intrattenimento, cioè l'informatica nella vostro, cioè nel palmo della vostra mano, nella vostra tasca, ed è qua dentro, è tutto pieno di informatica. E c'era questa persona, Marc Andreessen, che è stato il creatore di Netscape, che poi nessuno più conoscerà, è stato un po' il precursore dei browser, e oggi è uno dei più grandi VC della Silicon Valley, e lui ha detto, software is eating the world, cioè il software sta mangiando il mondo, dovunque è software, tutto è software. Quindi questo è un qualcosa, se voi diventate esperti, professionisti di informatica, non dovete essere per forza programmatori, questa è un po' la cosa importante, ma comunque dovete essere competenti in nuove tecnologie, se facendo poi intelligenza artificiale, ne parlerò, per poter diventare un po' leader, per poter crescere sia culturalmente che professionalmente che monetariamente. Quindi qui poi dico una piccola cosa, che bisogna fare? Io qui, questa è una citazione di Confucio, se ascolto dimentico, se vedo ricordo e se faccio capisco. Io credo molto nel fare, cioè voi siete a scuola ovviamente, dovete imparare sui libri, benissimo, ascoltate questi professori, leggete il libro, però le cose, almeno io personalmente, le ho imparate facendole, sporcandomi le mani. Non so, c'è questo concetto di sporcarsi le mani. Io quando ero ragazzo, mia madre, lei aborriva il fatto che io volesse andare dal meccanico a imparare un po' come smontare e rimontare il motorino, insomma, pazzia con la macchina. Cioè, sembra una cosa strana, invece con quello impari davvero. Allo stesso modo a livello di informatica, è inutile che studi sul libro, devi cominciare a programmare, fai i tuoi, non so quanti di voi conoscono GitHub, ma cominciate a scrivere il codice, pubblicatelo, fate vedere cosa siete in grado di fare. E impara costruendo, come ho detto, con maestri che vi siano di ispirazione. E qui voglio far vedere una cosa. Qui ricordate i ragazzi che vi ho fatto vedere qui nella foto iniziale del 2014-2015? Beh, questi ragazzi a cui io ho insegnato informatica, che sono diventati poi professionisti, lavorano a Booking, un altro lavora in startup, un altro direttore di robotica, questi sono ragazzi qui abruzzesi che fanno tra i 100 e i 150 mila euro l'anno di stipendio. Da 25 anni, io spero che sia chiara questa cosa. Questi qui hanno detto, ragazzi, io vi ho insegnato informatica, adesso è il vostro turno di insegnare informatica ai ragazzi di oggi, 16 anni, 17 anni, 18 anni. La cosa bella è che mi hanno detto, sì Vincenzo, hanno voluto un po' ripagare, non a me, che a me non me ne importa più di tanto, impagare ai ragazzi del futuro quello che loro hanno appreso. E abbiamo creato questa associazione non profit che si chiama Cogita, con questi ragazzi abbiamo creato quindi un corso online per poter permettere a chiunque, ragazzi come voi, che non hanno nemmeno nessuna competenza informatica, da zero, di poter creare una prima applicazione web. Se voi andate su cogita.it, vedete, ci sono una serie di lezioni su YouTube, dove 12-13 lezioni, dove in poco tempo potete creare una vostra mini WhatsApp, cioè da zero potete creare la WhatsApp vostra. Cioè, chi se ne frega più di Google, Facebook, eccetera. Mi creo la mia WhatsApp, la WhatsApp della scuola, potete farla voi. Poi magari è brutta, sporca, retta sugli stecchini, ma l'avete creata voi e vi fa capire cos'è l'informatica. Questo per dire che siete in grado di farla. Cioè, io non so, purtroppo, io una volta avevo una ragazza di Lanciano, mi diceva, ma dove pensi di andare in America? Arcala da sta pianta. Cioè, sempre queste cose in cui si pensa sempre che voi non possiate crescere.
Ma pensate in alto, avete tutte le capacità per farlo, e ve lo dico perché ho conosciuto ragazzi della vostra età sia qui che in Cina che in America, e vi dico, qui c'è un potenziale colossale, soltanto che molti di voi non ci credono che siete in grado di poter costruire. Io spero che alla fine di questa call anche soltanto l'uno su 100 di tutti i ragazzi in platea davvero si mettono il sodo e dicono ce la posso fare, e tra qualche anno tornano a me a dire cosa hanno costruito, davvero mi avete riempito il cuore. Noi speriamo molto di più. Puntiamo al 100%, dai. Puntiamo almeno all'80. Puntiamo in alto, 100. E quindi dico sempre pay it forward, pagalo avanti, qualunque cosa fai, pagalo alle generazioni future. Quindi per questo dico, le sfide di istruzione moderna si vincono così, ma anche per i professori. Cioè i professori hanno cercato di ridare qualcosa indietro ai ragazzi, ai giovani di oggi. Anche il fatto che hanno creato questo evento per voi ragazzi non è una cosa banale, è un bellissimo evento, quindi dovete essere anche orgogliosi del lavoro che fanno i professori verso di voi, del fatto che vi amano e vogliono far crescere. Quindi voglio fare un applauso per i professori. E poi parliamo un po' di lavoro. Allora, i lavori del futuro, io l'ho detto, il lavoro di mio nonno non esiste più da minatore, cioè esiste ma in forma molto diversa per fortuna rispetto al 1923. Ma anche il lavoro di mia madre lavorava al telegrafo, telegrafo uno dice che cos'è, è una cosa un po' strana anche come parola. Il lavoro di mio padre che lavorava come dipendente al Comune di Teramo all'anagrafe, sì, esiste ancora ma in maniera un po' diversa rispetto a quello che era negli anni Ottanta. Quindi quello è ovviamente il lavoro da uscire, la Banca Italia a Teramo non esiste più per esempio. Quindi questa è una cosa importante, io lo dico ai ragazzi e ragazzi della scuola, che voi dovete guardare i lavori che ci saranno non oggi, ma quelli che saranno tra 10 anni. Certo, ovviamente i vostri genitori vi diranno, ma perché sta lavoro qui, lavora in banca, fai questo, lavoro sicuro, eccetera. Dovete capire una cosa, che l'economia di oggi, il mondo di oggi, evolve rapidamente, e quello che voi pensate sia sicuro oggi, non lo sarà di sicuro, cioè non lo è di sicuro e non lo sarà tra 10 anni. Quindi voi dovete essere in grado di capire quello che succederà da qui al 2034, 2035. E aggiornarvi con le competenze che saranno richieste nel mondo professionale di qui ai prossimi 10-11 anni. Vi voglio far vedere una cosa. Questa un po' è la cosiddetta curva S dell'innovazione tecnologica. Adesso non so se si vede bene, qui un po' c'è il mio nome sopra. Sì, ma si vede. Ok. Si vede. Quando ci sono innovazioni tecnologiche, generalmente vanno un po' c'è una fase di fermento in cui nasce qualcosa, ma va piano. Per poi esplodere verticalmente, vertiginosamente, a un'accelerata esponenziale, poi puoi tornare un po' in calma, un po' piatta. Beh, un po' internet è stato così. Adesso io la mia prima connessione a internet l'ho avuta nel 96, me lo ricordo ancora oggi. Inizialmente, cioè dal 96 fino a al 2002 in Italia non si parlava qua, cioè si parlava ma non era, diciamo, presente. Poi c'è stato cominciato a arrivare in maniera vertiginosa, specialmente dopo un po' l'arrivo del Web 2. E adesso comunque è diventato un po' saturo, poi il mobile è diventato adesso un po' saturo. La stessa cosa sta succedendo un po' con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un qualcosa che non è che è nata oggi. L'intelligenza artificiale è nata, mi pare, negli anni 60, insomma, di studi ce ne sono tanti. Quando ero... Turing, ma 56 mi sembra. No, Turing non è troppo, sì, è un po' più matematica, insomma, quello è più l'informatica. L'informatica è pure una branca di intelligenza artificiale. Io mi ricordo quando ero ragazzino, cioè diciamo questi film Terminator, Schwarzenegger, insomma, l'intelligenza artificiale ci distruggerà, le macchine, tutto quanto. Insomma, c'erano molte aspettative negli anni 80, aspettative che poi sono state deluse col tempo. Quello che è successo è stato che poi, questa è una cosa un po' simpatica, che nel 2017 Google ha avuto un breakthrough tecnologico. Sapete, ogni tanto sono quelle scoperte un po' che nascono un po', non dico dal nulla, però insomma c'è del fermento, c'è tutto, c'è una scoperta che ha aperto praterie nuove, perché ha creato questo nuovo concetto, questa nuova rete neurale Google, chiamata Transformers, che è unita ad altre due cose che prima non esistevano. Uno, la potenza di calcolo, che oggi c'è una potenza di calcolo inimmaginabile 10 anni fa, e in aggiunta anche alla mole di dati, che erano accessibili 10 anni fa, figuriamoci per gli anni 80, ha permesso quell'evoluzione che noi oggi vediamo. Tutti conosciamo oggi cos'è ChatGPT, un anno fa, un anno e mezzo fa, nessuno lo sapeva. E di qui avanti già vediamo, cioè GPT sembra una cosa già antica, vediamo già che si possono creare immagini con l'intelligenza artificiale, vediamo che si possono fare addirittura film con l'intelligenza artificiale, e questa cosa continuerà, cioè non si fermerà nel breve.
Quindi è una cosa importante da monitorare e da anche diventare esperti in questo settore, non di aver paura. Io non ho paura dell'intelligenza artificiale, ho paura delle persone che non capiscono l'importanza che questo avrà nel futuro lavorativo e rischiano di essere travolti da essa. Perché, io ve lo dico, questo è uno tsunami, cioè un tsunami è proprio un maremoto colossale. Raramente nella civiltà umana abbiamo visto disruption, rivoluzioni copernicane di questo tipo. E infatti ci sono tanti studi, questo qui è uno mi pare di Goldman Sachs, che dice che l'intelligenza artificiale avrà conseguenze sul 25% della forza lavoro attuale negli Stati Uniti e in Europa, di cui specialmente mi pare intorno adesso questo grafico fa vedere entro il 46% dei lavori impiegatizi saranno impattati in un modo o nell'altro dall'intelligenza artificiale e anche il 44% dei lavori di tipo legale, quindi tipo avvocato, notaio e poi tanti altri lavori, fino insomma potete vedere questo grafico. È importante, io veramente ho visto tecnologie che hanno un impatto così serio sul mondo del lavoro tradizionale. Questo è un altro grafico che fa vedere un po' l'impatto in pari nell'area europea, insomma, comunque è molto simile a quello americano. E io mi chiedo, allora, ma dove siamo in Italia? Come ci stiamo preparando a questo tsunami? Allora, questo è un rapporto che fu fatto durante il governo Draghi sullo stato dell'intelligenza artificiale in Italia nel 2021, in cui si comparava l'Italia alla Germania, Francia, Regno Unito, e cercavano di capire un po' quali fossero i campioni nazionali, cosa avevamo noi in intelligenza artificiale in Italia. E purtroppo il numero di campioni nazionali, compagnie importanti che avevano tirato su milioni, sono centinaia di milioni, miliardi di euro, sia in fundraising che in valutazione, erano zero. Fundraising sarebbe raccolta fondi, questo per i ragazzi nel caso in cui si sì. perdano qualcosa. Sì, sì, no, ma loro dovranno diventare imprenditori, cioè ragazzi, dovete diventare imprenditori assolutamente. Quindi imparate pure questo un po' di terminologia. Scusate se parlo un po' inglese, sono un po' cerco di essere abruzzese il più possibile, però ogni tanto riescono ancora queste parole. E l'Italia era zero, mentre la Francia quante ne aveva? 7, la Germania 8, il Regno Unito 33, e qui parliamo di 3 anni fa. Col tempo questi numeri, lato Francia, lato Germania e lato Inghilterra e Regno Unito, sono aumentati. Detto questo, uno dice accidenti, siamo spacciati. Non esattamente. Questo è il momento ideale per costruire. Quando ci sono difficoltà, quando ci sono opportunità, quello è il momento giusto. Io ve l'ho detto, quando ci fu la crisi dei mutui subprime in America 2008, tutti quanti cercavano di correre al riparo. Io dissi no, vedevo questa cosa emergere, ci crea una bella compagnia sopra. Quando uno vedeva il mondo, quando c'erano il cosiddetto quantitative easing, tutti quanti, insomma, i soldi venivano stampati all'infinito, io vedo un'opportunità nel mondo delle valute digitali. Dovete capire, in momenti di crisi ci sono grandi opportunità. Anche io dico, a livello, ricito Aristotele, grande, fosse nato oggi, ripeto, grande informatico, e lui dice, parlava di horror vacui, che la natura rifugge il vuoto. Quindi quando ci sono, diciamo, scenari nuovi, qualcuno piano piano li riempirà e dovete essere voi a cogliere queste opportunità, che ce ne sono tante. Cioè, venite, diciamo, a parte, io oggi fossi nato 16 anni fa, avessi vostra età, sarei contentissimo. Certo, sono contento che sia nato nel 79, però se non fossi nato nell'anno degli anni miei, sarei contentissimo di essere nato, quant'è, nel 2000, 2008. 2008. C'è la campanella, ok, un attimo. No. Ok. Tutti quanti se ne vanno via adesso. E poi voglio chiudere con questa cosa, voglio concludere con un onore e una responsabilità che ho appena ricevuto ieri. Il Presidente della Repubblica, ho ricevuto questa comunicazione, mi ha conferito l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Quindi ci tenevo a dire che in Italia costruire è difficile, non è facile, però davvero si può fare. E qualunque, io ci tengo a invito, ragazzi, quando tra 10, 15, 20 anni voi diventerete dei grandi professionisti, ricordatevi di questo giorno, tornate a Vasto, Pescara, Terra, ma dovunque in Italia, e cercate un po' di ridare indietro. Se qualcosa, se vi ho comunicato qualcosa, se davvero vi ho smosso, se davvero vi dedicate un po' all'intelligenza artificiale, create imprese,
ricordatevi questo momento e tra 20 anni cercate un po' di ridare qualcosa indietro al vostro territorio. Allora, ragazzi, faccio una domanda io e poi passo la parola ai ragazzi. Vedono chiaramente le potenzialità dell'intelligenza artificiale, anche l'enorme sviluppo, la capacità di calcolo, il deep mind, eccetera, eccetera. Non esiste un rischio reale proprio per la civiltà, per l'uomo, perché questa è una cosa che effettivamente stanno dicendo ormai da tempo, però lei, essendo un esperto, ci può dare qualche lucidazione. Quindi esiste un rischio, è il caso che ho letto sui preferisco stanno pensando di fare una specie di moratoria per quanto riguarda l'intelligenza, qualcosa che simile all'energia atomica, che può dare tanti vantaggi, ma che se maneggiata male sì, può veramente creare dei danni enormi. Questo sì, no, no, è una bellissima domanda, cioè non c'è una risposta giusta o sbagliata. Allora, prima di tutto la tecnologia non è giusta o sbagliata a prescindere, è giusta o sbagliata a seconda di come la si usa, ma anche tipo guidare una macchina, è una cosa innocua, però poi purtroppo, brutto da dire, ci sono stati attentati terroristici con macchine, con camion, questo per dire una. Stessa energia nucleare, poi queste luci, sono voi, da dove vengono, insomma, cioè alla fine noi importiamo tanta energia nucleare dalla Francia, quindi ha un valore, però puoi anche crearci bombe nucleari, l'energia nucleare la usi, cioè comunque questo settore lo usi anche a livello nella medicina, per i raggi, insomma, cioè non è che la tecnologia è cattiva o buona a prescindere, è cattiva o buona l'uso che se ne fa, quindi l'intelligenza artificiale ha degli impatti importantissimi, cioè tipo ho visto qualche mese fa su Instagram, cioè questa studentessa che non aveva capito quasi niente di una lezione, ha detto, ChatGPT mi riassumi quello che è questo paper, questo articolo, e lei da quel momento ha capito meglio, cioè anche da dire, vi ricordo quando ero studente alle scuole superiori, c'è il libro di filosofia che veramente, mi ricordo Kant, era incomprensibile. Certo, se queste tecnologie ti aiutano a comprendere meglio, benissimo. Se però poi queste tecnologie sviano, cioè cominciano, hanno un problema, e questo si tocca sempre più con mano, che diventano sempre più verosimili, realistiche, e diventa a un certo punto difficile distinguere la realtà dalla finzione. Allora, un conto pre-internet, un po' molti anticorpi, capisco benissimo quando vedo una foto, quando vedo un video, mi sorge il dubbio, se non la certezza che quella cosa sia falsa. E lo sospetto che un ragazzo, una ragazza che non ha questi anticorpi, nasce già digitale e possa essere traviato. Questo sì, il rischio c'è. Detto questo, però, dall'altro lato, sono cresciuto professionalmente in Silicon Valley. Ti dico, in Silicon Valley c'è questo mantra di Zuckerberg, il creatore di Facebook, giusto o sbagliato che sia, vi dico le filosofie, per quello vi dico girato il mondo. Zuckerberg dice: move fast and break things, cioè tu costruisci, muoviti veloce, corri, rompi le cose, chi se ne frega, poi magari ripari e tutto quanto. E poi diceva il mantra della Silicon Valley, il modo di dire Silicon Valley è: don't ask for permission, ask for forgiveness, cioè non chiedere il permesso di fare le cose, chiedi scusa o se ti vieni becca, ho misinterpretato le regole, cioè un po' molto da para, insomma. È molto bello e anche divertente. Problema è che adesso la potenza è veramente tanta, per cui muovendosi diventa un pachiderma che può rompere un po' di vasi. È vero. Quindi, però io ho notato le potenzialità enormi anche nella didattica. Le potenzialità sono infinite, per cui sicuramente è un'opportunità da prendere. Però l'importante è che i ragazzi siano formati in maniera tale da poter maneggiare questa tecnologia, questo è quello che penso. Poi adesso lascio la parola ai ragazzi se vogliono fare qualche domanda. Ma loro hanno un bazooka, cioè devono saperlo usare. Cioè, io ripeto, se fossi loro sarei contentissimo nel momento storico in cui vivono. Certo, poi non devono essere travolti, devono essere loro il padrone del loro destino e non essere qualcun altro padrone del loro destino.
domande, ragazzi, anche curiosità. Abbiamo sentito che lei ha citato molti filosofi, come ad esempio, scusi, anzi la prestazione. Un applauso. Poi una cosa ci tengo a dire prima che... ci tengo a dire che molti di voi sono timidoni, davvero, magari avete delle domande da fare e non le fate. Io invece, come ti chiami? Lara. Brava, Lara ha avuto il coraggio, è venuta qua, anzi questa, non importa, brava, cioè ti sei data adesso. Grazie. Complimenti. Grazie. Abbiamo visto che lei ha citato molti filosofi, tra cui Aristotele e le rivoluzioni copernicane. Allora volevamo chiederle, comunque avrei la curiosità di sapere, se secondo lei il sapere umanistico e il sapere informatico potrebbero essere, cioè comunque, in cooperazione, collaborare insieme, oppure se potrebbero entrare in conflitto e che quindi il sapere informatico possa andare a togliere qualcosa al sapere umanistico. Allora, no, bella domanda filosofica. Allora, io sono l'idea che il sapere, se voglio fare il filosofo Platone, l'iperuranio, il sapere, insomma, là sopra, però credo che ci siano molte aree di connessione, cioè non credo che l'informatica sia diversa nel senso assoluto all'umanesimo e tante altre branche del sapere. Tant'è, se voi ci fate caso, oggi come oggi, diventa molto semplice programmare. Se tu vuoi creare, non so, tu vuoi creare, che ne so, il tuo Instagram, è il tuo sogno, vero? No. Se tu volessi creare un'applicazione come Instagram, la butto così, un'applicazione come TikTok, guarda, lo sai che lo puoi fare? Oh, cioè, già oggi, in maniera sarà brutta, sporca e cattiva, però interrogando l'intelligenza artificiale, questa ti crea un'applicazione. Quello che però devi saper creare, saper dire, comunicare con le AI, è cosa tu vuoi. Quindi la creatività, sapere un po' definire un po' cosa si vuole, questo un po' rimane fondamentale. Diventerà molto più importante che non la programmazione di per sé, perché la programmazione, andando avanti col tempo, programmazione informatica, diventerà quasi una commodity, sarà la macchina che programma per te. Devi essere tu a dire esattamente alla macchina cosa vuoi. Quindi questa diventerà un'abilità, una competenza sempre più valuable, sempre più, diciamo, di valore nel tempo. Quindi dovete coltivarla. Quindi bisogna fare le domande giuste all'intelligenza artificiale. No, perché poi l'intelligenza artificiale, uno pensa che sia un qualcosa che ragiona, in realtà quella è una macchina che tu, cioè, ragionateci un attimo, se l'intelligenza artificiale, se non avesse mai ascoltato musica, non saprebbe cos'è la musica. Non gliele dici, non le sa, ma non riesce nemmeno a fare un salto di immaginazione per costruire qualcosa che non ha mai visto, cosa che è differenza dell'umano. L'umano, insomma, può fare salti, voli pindarici, l'intelligenza artificiale non te li farà mai. Quindi questa è un po' una differenza colossale. È una cosa un po' brutta da dire, è un elettrodomestico alla fine, per quanto potente, non è niente di più e niente di meno che tante altre cose a cui siamo già abituati. Intanto complimenti, grazie. L'informatica è sexy proprio. Io insegnavo matematica e informatica, ho cominciato col Commodore 64. Ottimo. Comunque le volevo dire che mi volevo ricollegare alla domanda sulla pericolosità dell'intelligenza artificiale, perché ho visto che ha risposto, ma insomma in maniera un po' così, perché lei ha parlato di cinismo, dei vari Zuckerberg, tutti quei soldi, e la sua visione del futuro. Cioè, questa intelligenza artificiale effettivamente è pericolosa se maneggiata in certi modi. E il problema è come, se queste macchine poi riescono a prendere la supremazia, si parla di la discussione incentrata sulla la sua visione del futuro, cosa ci può
tranquillizzare con qualche parola o qualche cosa che lei può sapere rispetto all'evoluzione che potrà avere, perché ripeto, noi leggiamo tutto quello che è possibile leggere e si paventa la possibilità che questa possa sopraffare il volere anche umano. Questo le volevo chiedere, grazie. No, allora, no, ottima domanda. Qui, infatti sono tornati gli scenari al Terminator. Perché è stato veloce, un po' super, come dire, ha glissato un po'. No, è vero. Ma allora, io sono dell'idea, come ho detto pochi secondi fa, che non è che aumenta, allora, qui la potenza di calcolo aumenterà a dismisura. C'è stato l'annuncio di Nvidia pochi giorni fa, insomma, sulle GPU. Ci sono... No, H100 sono già, è già sentate cose che sono 4-8 volte più potenti, quindi la potenza di calcolo sta diventando sempre più importante. Anche a livello di applicazioni, di reti neurali si stanno evolvendo, però io sono dell'idea che la coscienza, se pensiamo a queste macchine che ci sopraffarranno, spero che l'ho detto giusto. Non dipende dalla potenza di calcolo. Adesso io non sono un filosofo, non voglio dire cosa sia la coscienza o meno. Ci saranno macchine che saranno sempre in grado di elaborare informazioni più veloci, più verosimili, tutto quanto, ma non saranno in grado di ragionare. Cioè, adesso non voglio sembrare il Cartesio, cogito ergo sum, però c'è qualcosa di diverso della potenza di calcolo e dei dati che fanno sì che una cosa abbia coscienza. Quindi di questo non ho paura, personalmente. Poi magari mi sbaglierò, cioè non sono infallibile. Quello che però sono sicuro è che tanti lavori saranno impattati, ma a prescindere dal fatto del rischio del fatto delle notizie vere, false, che io spero che i ragazzi siano sempre più corazzati, ma dall'altro i lavori cambieranno molto in fretta. E quello che succederà è che molti lavori, fateci anche caso, quando voi prendete autostrada, anni fa uno andava al casello, cioè il casello davi i soldi e la persona ti dava il resto. Oggi sono rimasti pochi, cioè alcuni sono totalmente automatizzati. La stessa cosa succederà in molti lavori di manovalanza, comunque insomma saranno automatizzati dalle AI. Quello che è importante è che però verranno creati nuovi lavori. Quando vi ho detto i film che vengono creati con l'intelligenza artificiale, magari non ci sarà più l'attore in carne ed ossa, però ci sarà una squadra di sviluppatori, di graphic designers che creeranno questo film. Quindi voi dovete essere in grado di trovare i lavori del futuro e prenderli. Se non li fate voi, saranno qualche compagnia americana o cinese che lo farà per voi e noi diventeremo sempre più colonia. Quindi dovete essere voi proattivi, oppure creare voi le vostre compagnie. No, diciamo che sempre per finire il discorso della paura del... io ho letto diversi articoli tra i quali AlphaGo, almeno a detta degli sviluppatori, dicevano che aveva la capacità di creare nuove strategie anche nei giochi di ruolo che gli venivano dati. Quindi loro, almeno io adesso non lo so, però coglievano una specie di coscienza della macchina. Almeno questo, non lo so se era un discorso di tipo giornalistico o meno, che giustamente per pubblicizzare un pochettino Google. Niente, quindi no, ma cioè, molto sensazionalismo. Purtroppo a Silicon Valley pure, cioè, a volte vedo c'è gente che diventa quasi sacerdoti, cioè sembra quasi, vedo una trasposizione dello religioso. Sono macchine, cioè non hanno coscienza, non hanno sentimenti, non hanno volontà, cioè sto dipendo da noi. Poi ripeto, però siamo noi che programmiamo queste macchine e dipende, se noi le programmiamo in un certo modo, in modo malevolo, e poi a quel punto l'impatto può essere devastante, quello sì. Grazie. Un'altra domanda? Io invece volevo chiedere, immagino che sia sempre stato spinto dalla curiosità di conoscere, cosa l'appassiona più di tutto di quello che fa ancora oggi? A me far crescere ragazzi come voi, far sì che abbiate un futuro. Qualunque cosa faccio, non è retorica, qualunque io cosa, cioè ho creato questa associazione non profit, sono tornato, ho cercato di insegnare informatica, cerco un po' di smuovere un po' le coscienze, per quello mi piace venire a scuole come la vostra, eventi bellissimi come questo, per farvi capire ragazzi che voi avete un futuro, non siete scarsi come purtroppo, non dico qua, ma a volte qualcuno vi può far credere,
dovete semplicemente rapido a fare, insomma, a costruire. Adesso io mi ricordo molto, molti coetanei vostri a Silicon Valley, dicono, ah, you're awesome, you're fantastic, go, go. E uno ci crede davvero, dice, ah, come... Qui invece fai delle piccole cose belle, cioè, ah, Marcata sta piando, e pensi di andare, cioè, ti tarpano le ali quando sei ancora, diciamo, devi volare, no, ti abbassano. Cioè, invece, cerco di farvi capire che voi potete costruire. E questi strumenti, poi, di intelligenza artificiale, con l'informatica di oggi, che è ubiqua, cioè, dovunque potete essere, vi ho fatto vedere prima, accessibile dovunque, avete in mondo le vostre, cioè, i vostri piedi. Qualcun altro vuole fare qualche domanda? Altrimenti congediamo, ringraziamo il nostro ospite, invitiamo la professoressa Paganelli. Grazie, grazie ancora a Vincenzo D'Incola per questo umanesimo. Il fatto che tu abbia l'intelligenza umana, l'intelligenza artificiale non esiste, sarebbe addirittura inutile. Quindi siamo sempre noi a dare l'input a ciò che facciamo. E siamo veramente lieti di averti avuto qui come ospite, perché hai dato ancora, cioè hai dato a questa giornata anche una dimensione diversa. Sicuramente i ragazzi ti hanno seguito con molta attenzione, ma lo abbiamo fatto anche noi adulti, quindi grazie ancora per essere intervenuto e ci congediamo, ahimè, da te, sperando di riaverti come ospite al più presto, magari. Così ci racconterai, e che andate troppo veloci, per noi siamo un po' più lenti, però vedo che c'è il principio di Aristotele che ritorna come nella prima giornata. Ora 10 minuti di pausa e riprenderemo con il terzo ed ultimo ospite della giornata. Vi ricordo, grazie dell'ascolto, si esce sulla destra e si entra dalla sinistra. 10 minuti. Non so se la Pantini Pudente Band voglia allietare anche questo momento. Grazie. A tra poco, pochissimi minuti, e riprenderemo con la giornalista Silvia Sciorilli Borrelli. Benissimo, grazie.
iniziare. Allora, bentornati alla terza ed ultima parte della giornata. Vi prego di prendere posto perché c'è già l'ospite, grazie, e di fare silenzio cortesemente. Per cortesia riprendete posto, lo dico ai ragazzi soprattutto. Allora, come vi dicevo, siamo arrivati alla terza ed ultima parte della terza giornata umanistica, Yoyen, che io possa andare oltre, e abbiamo l'onore e il piacere, però se non vi sistemate ragazzi, grazie, dovete fare silenzio per favore, siete stati bravissimi, per favore, grazie, grazie. Abbiamo l'onore e il piacere di presentarvi la giornata Torrelli, che è qui, corrispondente del Financial Times, ma introdurranno la professoressa Paola Garofalo e la preside professoressa Anna Orsatti. Quindi, grazie, buon ascolto. Anche della Pantinipudente Band mentre ci sistemiamo, per favore però fate silenzio, grazie. Heaven from hell, blue sky from pain. Can you tell a green field from a cold sea rain? A smile from a veil. Do you think I can tell? And did it get you trained? Your heroes for gold. All ashes for trees, all air for a cold breeze, cold comfort for change. A dead new exchange, a welcome part in the world for a lead role in a game. I wish you were here. We just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground, where we found the same old fear. Wish you were here. Thank you.
Bene, grazie ai nostri musicisti e con grande piacere davvero e con grande onore che do il benvenuto nella nostra scuola a Silvia Ciorilli Borrelli. E oltre al benvenuto, veramente un grazie sentito e di cuore. Ieri sera ti abbiamo visto, mi permetto di usare il tu, ti abbiamo visto in televisione sulla 7 commentare il terribile fatto di cronaca, l'attentato terroristico a Londra, che commentavi insieme a Massimo Giannini e a Lucio Caracciolo. E mi rendo conto quindi che arrivare da Roma non è stato semplice, ma questo, vedete ragazzi, è il segno di una grande professionalità e, perché ha voluto mantenere comunque questo impegno e questo per dirvi che una carriera internazionale prestigiosa non si costruisce solo o comunque non solo con il talento indubbio che ci vuole, ma si costruisce con l'etica del lavoro, si costruisce con la dedizione, con la passione e immagino anche con delle rinunce o dei sacrifici che costellano la vita di chi si mette in gioco come si è messa in gioco lei. E sto parlando di una delle firme più di spicco nel panorama del giornalismo italiano e quindi davvero apprezzo questo segno di attenzione nei confronti della scuola e dei giovani, che guardate non è scontato, perché oggi noi, vedete, abbiamo tutti in mano un testo che si chiama L'età del cambiamento, che è uscito 2 anni fa, e il sottotitolo recita come ridiventare un paese per giovani. E allora, da dove parte questa attenzione, ce lo dirà, nei confronti dei giovani, questa riflessione? E devo dire la verità, difficilmente chi parla di scuola, di istruzione, lo fa in maniera veramente attenta, con grande cura, spesso lo si fa così per sentito dire. Invece c'è in questo testo una parte dedicata tutta all'istruzione, intendendo per istruzione ovviamente la scuola superiore ma anche il percorso universitario, con cognizione di causa, fatta con davvero con il rigore scientifico, quindi con i dati, con i risultati delle ricerche e soprattutto alla fine di ogni trattazione con una proposta semplice ma che si può applicare. Quindi io farò tesoro sicuramente di questa esperienza. Dicevo prima, una carriera internazionale. Silvia Ciorilli Borrelli è nata a Roma, in Italia, ed è figlia di un volto a noi molto noto e molto caro, quello di Giulio Borrelli, grande giornalista della RAI, e ha vissuto delle esperienze internazionali perché ha frequentato una scuola americana a Roma, ma poi quando il papà è diventato capo appunto della struttura giornalistica della RAI a New York, ha frequentato la scuola superiore a New York, quindi si è confrontata ovviamente con l'America, dove ha preso il diploma di baccalaureato, per poi frequentare gli studi invece del percorso universitario alla Bocconi a Milano. Ma questa è solo una parte del suo percorso, perché è andata a lavorare in uno dei più grandi studi legali, è laureata in giurisprudenza in America, a New York, nel periodo poi delle grandi crisi ha ricominciato un nuovo percorso che è quello del giornalismo, quindi la scuola Walter Tobagi, e da qui sono venuti anche tanti premi, perché c'è per fortuna anche l'attenzione nei confronti dei giovani giornalisti che fanno giornalismo d'inchiesta. Ne parlavamo ieri, quindi Milano, New York, ma anche Londra, dove ci sono state queste esperienze assolutamente interessanti, e quindi il lavoro per le grandi reti, la CNN, la CBN e,
e tante altre emittenti televisive, e delle, hai firmato anche degli scoop molto importanti, quindi una carriera importante che si è coronata poi con, a partire negli ultimi anni, oggi lei è corrispondente da Milano per il Financial Times, quindi evidentemente è stata riconosciuta una competenza, una determinazione alla, alla sua formazione, quindi ne siamo fieri come italiani sicuramente. E opinionista, la vediamo spesso sulla 7, a Sky TG24, quindi è anche un volto televisivo, ma sempre con grande rigore nell'inchiesta giornalistica, nelle riflessioni. Quindi adesso insieme alla professoressa Garofalo ci fa piacere avere la possibilità di dialogare insieme, di interrogarci, ma soprattutto di parlare di giovani, che è quello che a noi piace, piace molto. Grazie ancora per essere qui. Allora, io non rubo altro tempo, mi voglio solo associare ai ringraziamenti che ha fatto la preside, perché veramente, ragazzi, dal primo momento in cui l'abbiamo contattata ci ha detto subito di sì, quindi da parte mia veramente un doppio grazie, perché so che quando si ha un lavoro, una famiglia, non si ha, e spostamenti da fare, non si ha molto altro tempo da dedicare ad altre attività, e invece insomma lei è stata subito pronta a dirci di sì, quindi grazie di questo. Come ha detto la preside, questo libro è un libro per voi, cioè è un libro che parla di voi, che parla del fatto che l'Italia, che non è propriamente un paese di giovani, magari poi qualche numero ce lo dirà Silvia Scerilli Borrelli, potrebbe però diventare o ridiventare un paese per giovani se ognuno di noi forse insomma si capisce che si può fare qualcosa. Come diceva la preside, è un libro propositivo, perché ci sono delle proposte, ci sono delle soluzioni, non è solo un libro in cui ci sono delle, no, dei problemi. Problemi vanno affrontati e vanno risolti in qualche modo. Quindi il nostro IOIEN, che è il motto che ci ha accompagnato questi tre giorni, lo ritroviamo anche in questo libro, che è un augurio a tutti noi, giovani e meno giovani, di capire che se vogliamo, insomma, ci prendiamo le nostre responsabilità e magari qualcosa si può migliorare. Lascio la parola a Silvia Scerilli Borrelli e ti ascoltiamo con attenzione. Allora, grazie, grazie delle belle parole, grazie dell'invito. Come diceva la preside, ieri sera ero a Roma, dovevo arrivare in realtà in Abruzzo ieri sera, ma sono arrivata all'ultimo questa mattina. Mi dispiace non aver seguito gli interventi che mi hanno preceduta, perché appunto abbiamo fatto questa trasmissione fino alle 9:30 ieri sera per raccontare i fatti di cronaca a Mosca, che, come dire, ci hanno un po' spiazzati tutti, perché si aggiungono al quadro di attualità drammatica che viviamo ormai da un paio d'anni: la guerra in Ucraina, da qualche mese la guerra a Gaza, dopo il massacro che abbiamo visto in Israele, e adesso anche l'attentato a Mosca. E su Instagram ho postato una storia dopo la trasmissione di una mia amica che mi ha mandato la foto di suo figlio di 6 mesi che guardava la trasmissione mentre mangiava la sua pastina, e ho commentato che quell'immagine mi faceva molta, molta tenerezza. Questa è una mia amica d'infanzia, però mi chiedo che mondo stiamo lasciando ai nostri figli. In realtà ho scritto: che mondo di merda stiamo lasciando ai nostri figli. E più di qualcuno mi ha risposto a quella storia dicendo: mai peggio di quello che i boomer hanno lasciato a noi. E diciamo, questo è un po' il motivo per cui io già da qualche anno mi interesso
alla questione giovanile in Italia. Io, come diceva la preside, mi sono laureata in legge con una tesi sull'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, e quelli erano gli anni della famosa riforma Biagi. Non so se qualcuno di voi ne ha già sentito parlare, però era dopo il 2008, la grande crisi economica mondiale. Quella è una riforma che, a distanza di ormai 16 anni, possiamo dire tutti che non ha avuto proprio l'intento sperato. Cioè, l'intento era quello di rendere il mondo del lavoro italiano più dinamico e flessibile, ma forse possiamo dire ormai che l'ha reso più precario. E nel corso di questi ultimi anni, una crisi economica dopo l'altra, abbiamo visto che in questo paese, come dire, il mondo del lavoro si è fatto sempre più difficile, e per i giovani in tanti campi c'è sempre meno, come dire, prospettiva e speranza. Siccome io sono stata una persona fortunata, cioè onestamente sono stata una persona che ha avuto il privilegio di avere una famiglia che mi ha fatto studiare all'estero e che si è potuta permettere di farmi studiare nelle migliori scuole, io mi rendo conto che non è la situazione di tutti i giovani in Italia, e questo paese deve partire non da chi, come me, ha delle possibilità in più degli altri, ma deve partire dal dare a tutti, a prescindere dalle possibilità della loro famiglia d'origine, la possibilità di realizzarsi professionalmente e personalmente nella vita. E purtroppo questo è un qualcosa che negli ultimi anni in questo paese io credo sia mancato, che manchi, ed è una questione proprio di prospettiva e di visione di paese. Quindi questo è il motivo per cui ho accettato molto volentieri questo invito, e non me lo sarei persa per nessun impegno professionale al mondo, perché poi in fin dei conti dobbiamo dire la verità, cioè io per gli adulti che sono qui sembro una ragazza, sono sempre considerata la ragazza quando vado in televisione e, come dire, mi vedono, forse sembro anche qualche anno più giovane della mia reale età, e quindi dicono: beh, ma questa è una ragazza. Però per voi che siete veramente ragazzi, voi mi guardate e dite: ma chi è questa? Noi 8 e mezzo non lo guardiamo, il Financial Times non lo leggiamo, quindi per noi questa è una perfetta sconosciuta. E avete ragione, ma il punto è esattamente questo. Il punto è che il linguaggio tra le generazioni più adulte e le generazioni dei giovani non è lo stesso. E probabilmente il mio più grande rammarico nell'aver scritto questo libro 2 anni fa, che per me, come dire, è quasi un manifesto, perché appunto ci sono delle proposte, ma ci sono anche l'analisi di dati che dovrebbero portare i decisori nel nostro paese a rendersi conto che, diciamo, la realtà dei fatti si scontra con tutti quelli che possono essere gli slogan o le promesse politiche. Però il mio più grande rammarico è che in fin dei conti questo libro non sia arrivato ai giovani, ma forse ho sbagliato io il mezzo. Ora, io non so quanti di voi leggono ancora libri di carta, alzate la mano. Qualcuno sì, ottimo. Io, in effetti, è una sala anche molto piena di giovani. Io devo dire che nel 2022 sono andata in giro per 3 mesi nelle piazze italiane, dal nord fino alla Sicilia, e le piazze erano piene, ma i giovani erano sempre pochissimi. Giustamente, però, io dicevo anche alla casa editrice: ma io ho scritto questo libro per arrivare ai giovani, ma fatemi fare dei reel sui social network, ma fatemi fare un podcast. Alla fine questo libro, per carità, a me piace parlarne nelle piazze, ma devo andare a parlarne nelle scuole, devo parlarne sui social. Questi sono argomenti che interessano in primis i giovani, che però non arrivano ai giovani, e come al solito i giovani di questo paese rimangono esclusi dal dibattito pubblico. E questo, come dire, è il motivo per cui ci tengo a queste opportunità, ci tengo anche a un dialogo, anzi sarò felice se dopo avrete delle domande o dei commenti da fare. E però, per inquadrare il tema, io vorrei partire da un qualcosa che mi è successo negli ultimi giorni. Cioè, quando ho iniziato a pensare a che cosa vi avrei raccontato, ho incontrato una ragazza a Milano, abruzzese, che era tornata in Italia
nel 2020, nel 2021, dopo la pandemia, dopo aver trascorso circa 13 anni in Cina. È tornata perché ovviamente in quel paese nel periodo della pandemia la situazione si era fatta durissima, le mancava la famiglia, non poteva più muoversi e aveva deciso di tornare. La sua famiglia era stata felicissima ovviamente di riaccoglierla in Italia, perché per la madre soprattutto era stato difficilissimo vederla partire per la Cina 13 anni prima, quando era in fondo una ragazza neolaureata. E lei a distanza di 3 anni mi raccontava che era estremamente pentita, perché si era ritrovata a vivere a Milano con uno stipendio ottimo per l'Italia, perché prende più di 2.000 euro al mese, ma con un affitto di oltre 1.500 euro al mese in 40 metri quadrati, da sola, perché non è sposata, ha 36 anni, ma è da sola. E quindi lei dice forse era meglio se fossi rimasta in Cina, dove comunque l'ambiente era molto più internazionale, le possibilità di lavoro e di carriera erano migliori e in fin dei conti il costo della vita era più rapportato agli stipendi. E allora mi è venuto in mente quella canzone della tradizione abruzzese, che era stata poi anche ripresa da Modugno, no? Che dice addio, addio, amore mio, vado via, amara terra mia. Dall'Abruzzo negli ultimi 20 anni il 26% dei giovani sono andati via. Ed è una delle regioni italiane con il tasso più alto di giovani che se ne vanno. Però non è un problema soltanto dell'Abruzzo, perché se poi andiamo a guardare i dati vediamo che è dal Trentino Alto Adige che la maggior parte dei giovani partono per l'estero. Certo, uno magari dice dalle regioni del sud e del mezzogiorno ci si trasferisce al nord, dal nord ci si trasferisce all'estero. Fatto sta che negli ultimi 20 anni più di 6 milioni di italiani se ne sono andati all'estero. E come dire, questo è tutto bello, sono andata all'estero anch'io, poi sono tornata, ma ho sempre un piede fuori perché lavoro per la stampa straniera, ho 2 figli e non escludo di ritornare a vivere all'estero e non escludo neanche di consigliare ai miei figli forse di cercare di costruirsi un futuro all'estero, perché poi alla fine, al di là delle aspirazioni e delle speranze, dobbiamo tutti fare i conti con la realtà. Però, come dire, questa riflessione mi porta alla conseguenza della riflessione, cioè quel meccanismo che si è inceppato e che crea un effetto a catena, ed è un meccanismo che inizia alla vostra età, cioè nella scuola, dove, come dire, forse il passaggio verso l'università non si prepara così tanto bene, o laddove si prepara bene, poi si arriva all'università, dove però rispetto al mondo del lavoro c'è ancora molta distanza, e sappiamo che ci sono quei percorsi dell'alternanza scuola-lavoro, so che la preside e le professoresse qui in questo istituto si impegnano a far sì che siano delle esperienze valide e veramente finalizzate a quella che dovrebbe essere l'idea dell'alternanza scuola-lavoro, ma sappiamo che in Italia non è per tutti così. In questo libro ho raccolto testimonianze di ragazzi che mi raccontavano di aver fatto una tesina o di aver letto un libro per l'alternanza scuola-lavoro, fino ad arrivare poi ai casi più estremi e tragici dove i ragazzi vengono mandati nelle fabbriche, quella è sfruttamento della manodopera, non è alternanza scuola-lavoro, ed alcuni muoiono sul lavoro perché appunto si creano anche situazioni di sfruttamento. Però se noi ci riflettiamo, introdurre i ragazzi anche della vostra età al mondo del lavoro da ragazzi non è un'idea sbagliata. Cioè, la scuola deve darvi una forma mentis, deve aprire le vostre menti come anche l'università, però non devono rimanere tutti mondi che non si parlano tra loro, perché finché rimarranno mondi distanti ci troveremo nella situazione in cui ci troviamo attualmente, e cioè che abbiamo un abbandono altissimo, sia scolastico che universitario dopo il primo anno, il tasso più alto di studenti fuori corso al mondo,
Questo ovviamente anche per come è strutturato il nostro percorso universitario. In molte università i voti si possono rifiutare, si passa all'anno successivo anche non avendo sostenuto gli esami dell'anno in corso, si perde lo status di studente solo dopo 8 anni in cui non si dà un solo esame della propria facoltà. Quindi è chiaro che questo è un mondo dove voi, ma come anche la mia generazione, anche se probabilmente ho una 20 anni più di voi, a differenza delle generazioni dei nostri genitori e dei nostri nonni, abbiamo una concorrenza che è globale, non è soltanto italiana. E quindi significa che noi ci misuriamo su un mondo del lavoro che non è un mondo del lavoro che finisce all'interno dei nostri confini nazionali. E quindi quelli più bravi, quelli più brillanti, quelli con curriculum più appetibili possono andare fuori e possono crearsi delle condizioni migliori dove il merito viene riconosciuto, dove gli stipendi sono più alti, dove c'è uno Stato che permette di combinare una vita professionale con una vita personale. Quindi ci sono delle strutture anche di welfare, ci sono gli asili, ci sono supporti alle famiglie, ci sono delle condizioni che agevolano anche i giovani a poter, ad esempio, comprarsi una casa e farsi un mutuo. Ma se noi non riconosciamo che ci siamo messi su una strada dove noi formiamo anche a dei livelli di eccellenza a carico dello Stato italiano, la scuola pubblica e le università pubbliche in Italia non hanno nulla da invidiare alle grandi istituzioni internazionali in giro per il mondo. Io, che ho fatto tutte le scuole fuori dall'Italia, ma ho fatto l'università italiana, vi posso dire che l'università italiana è estremamente più difficile delle università anglosassoni, anche quelle che si chiamano Oxford, Cambridge ed Harvard. Però, se guardate le classifiche, sono in fondo. Nel 2022, quando ho scritto questo libro, la prima università italiana che compariva nella classifica QS delle migliori università al mondo era l'Università di Bologna, alla 164esima posizione nel mondo. Quelle classifiche prendono in considerazione vari fattori, non soltanto il livello accademico e dei professori, ma anche quanti anni ci metti a completare il corso di studi, quali sono le prospettive lavorative dopo il conseguimento della laurea e così via. Allora, l'Italia è il paese in Europa, insieme alla Grecia, che ha il tasso di disoccupazione giovanile più alto. È uno dei paesi con il tasso di disoccupazione giovanile più alto del mondo. E abbiamo gli studenti più anziani d'Europa. Cioè, in media, in Europa ci si laurea intorno ai 22 anni. In Italia si arriva a 28. Allora, è chiaro che io sarò sempre una ragazza per questo paese, perché all'alba dei miei 38 anni, comunque, se uno si laurea a 28 e fa i figli a 42, io che lavoro da quasi 15 anni, ho 2 figli, una che va alle scuole elementari, come dire, sono una ragazza madre, ma non è vero. Voi siete giovani, io non sono giovane. E il punto è tutto lì. È pensare che in questo paese la gioventù sia un qualcosa, uno status che si possa estendere a dismisura e senza nessun tipo di limite. E quindi questo significa che tu ti laurei a 28 anni e poi a 28 anni ti iniziano a offrire gli stage e te ne offrono uno non retribuito o a rimborso spese, 300 euro al mese, però qualcuno mi dirà a che cosa servono 300 euro al mese, magari un ragazzo che da Vasto deve andare a Roma o a Milano a fare lo stage a 300 euro al mese, e se non ha la famiglia dietro che gli dà una mano, come ci va un ragazzo da Vasto a fare lo stage a Milano o a Roma? Me lo spiegate? Non me l'ha ancora spiegato nessuno. E poi dopo il primo, magari il secondo mascherato, e poi ritornando alla riforma Biagi del 2008 e a tutte quelle forme di lavoro flessibile che dovevano aiutare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, non dovevano precarizzare il mondo del lavoro,
andiamo avanti per anni, anni e anni. Io ho tantissime amiche che hanno fatto il mio stesso percorso di studi e che si trovano ancora alla mia età a fare colloqui di lavoro perché hanno avuto vari stage, vari periodi di tirocinio, poi apprendistato, poi contratti a tempo determinato, poi sono rimaste incinte. Secondo voi gliel'hanno rinnovato il contratto di lavoro una volta che sono rimaste incinte? Che si trovano alla mia età a presentarsi a dei colloqui di lavoro con i datori di lavoro che gli chiedono: ma lei ha figli? Ha intenzione di farli? E questo, come dire, è un qualcosa che in qualche misura si è accettato in questo paese, ma che non è accettabile. E che voi che siete ancora giovani, a me dispiace anche che di ricevere questo applauso, perché mi rendo conto che questo è un qualcosa che voi avvertite, che voi vedete, che voi sentite molto di più di chi invece siede al governo e di chi in politica cerca di raccontarci che troveranno delle soluzioni, che dandoci dei sussidi hanno abolito la povertà, che mandando in pensione le persone prima faranno entrare più giovani a lavorare, perché ovviamente sono tutte fandonie. Voi l'avete capito, come l'abbiamo capito noi, e penso che l'abbiano capito i vostri genitori, ma anche i vostri professori, perché poi tutte le chiacchiere si scontrano con la realtà dei fatti. Ma purtroppo ancora in Italia non c'è stato quel sussulto, non c'è stato quella spinta al cambiamento, che dal mio punto di vista è il motivo per cui secondo me è importante parlare ai giovani, può arrivare solo da voi. Perché, diciamo la verità, sentiamo sempre parlare di giovani che non sono interessati alla politica, di giovani che non vanno a votare. È vero che non vanno a votare, ma del resto perché dovreste andare a votare voi o chi ha pochi anni più di voi? Nessuno parla di voi. Sì, certo, parlano che fanno le riforme dell'università, i test per farvi entrare, poi cambiano le regole in corsa, non si capisce niente. E nel frattempo, quali sono le riforme su cui ci si concentra? I sussidi, che aumentano il debito pubblico, e chi lo ripaga il debito pubblico? Non loro, voi lo ripagherete. Oppure la riforma per mandare le persone in pensione prima? Certo, in astratto è giusto se uno ha lavorato più di 40 anni, ma il problema è che se abbiamo il terzo paese più indebitato al mondo, noi non ci possiamo permettere di mandare le persone in pensione giovani e di farli restare a carico dello Stato per 20, 30 o 40 anni. Perché lo pagherete voi, lo pagheremo noi. La mia generazione, se tutto va bene, andrà in pensione a 71-72 anni, la vostra ancora più tardi. E questo se vi versano i contributi e se non sarete in una condizione di precariato e di tirocini che verranno allungati a dismisura, perché se le aziende saranno in crisi e non avranno la possibilità di assumere con tutto quello che significa l'assunzione, incluso i costi a carico del datore di lavoro, farete dei lavoretti così, un po' in nero, un po' stage, e poi vi ritroverete che nessuno vi avrà versato i contributi a 35-40 anni e inizierete a versare forse quando riuscirete finalmente a trovare un lavoro come si deve a 40 anni, e dopodiché auguri, e speriamo che a 80 ci riuscirete ad andare in pensione con una pensione decente. Però questi discorsi non li fa nessuno, perché non conviene farli, perché quello su cui ci siamo concentrati in Italia negli ultimi anni sono le campagne elettorali. Si va a votare in continuazione, una volta per il governo nazionale, una volta per le amministrative, ma che poi comunque diventa, diciamo, un test per il governo nazionale. A giugno ci sono le europee, ma abbiamo sentito parlare di temi europei? A parte la questione dell'agricoltura e delle regole sull'agricoltura o la difesa comune europea, perché siamo in epoca di guerra. I veri temi che poi impattano la legislazione europea e impattano quindi anche quella italiana e le vite di tutti noi, qualcuno ce li racconta? Qualcuno sa veramente quello che accade a Bruxelles? Quando andremo a votare, per chi ci andrà? Sappiamo se stiamo votando per qualcuno che porterà alcune istanze in Europa, o in realtà stiamo votando per quella persona perché rappresenta quel partito con cui ci identifichiamo a livello di politica nazionale? Questi sono i problemi. Però qual è il punto? Che siccome io non credo sia vero che
voi giovani e le giovani generazioni non siano interessate alla politica, perché voi siete andati molto più avanti di chi ci governa e delle nostre generazioni, perché ci siete andati nei fatti sul tema dell'ambiente. Quanti di voi sono scesi in piazza per i Fridays for Future o comunque sono, diciamo, vicini a questo, diciamo, a questo movimento, o credono in questa causa? Nessuno? Alzate la mano, vediamo. No, era una domanda per capire se sono argomenti, come dire, che appunto. Vabbè, il clima. Abbiamo fatto una. Beh, insomma, penso che le grandi sfide, i grandi temi di quest'epoca, dal clima alle guerre, ai diritti civili, alla parità di genere, siano tutti temi che voi sentite fortissimi. Ora non so chi va a manifestare e chi non va a manifestare, ma il 25 novembre, dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, penso che più o meno tutte e tutti in qualche misura abbiamo manifestato e abbiamo rappresentato l'istanza. Questo come su tanti altri fatti, su cui peraltro la politica in un certo senso continua a battagliare, come se l'evoluzione e il progresso si potesse fermare, ma i giovani no, perché, come dire, ci sono dei fatti che sono reali nella vita di tutti i giorni delle persone, quindi non sarà una legge a bloccare il fatto che persone dello stesso sesso si possano amare, non sarà una legge a bloccare il fatto che i giovani sentano urgente la necessità di fare qualcosa per il clima. Non sarà un discorso sul patriarcato sì, patriarcato no, a far rendere conto alle persone che c'è un problema di parità di genere in Italia come altrove e che va affrontato. E probabilmente tutti questi passaggi che chi è più avanti negli anni fa fatica a fare, perché magari sono nati in altre epoche e in altri momenti storici, io credo che le vostre generazioni invece faranno proprie queste istanze. E quindi il senso del libro, ma soprattutto di quello che vi voglio dire oggi, è che nessuno vi regalerà niente, che come direbbero gli economisti britannici non esistono pasti gratis, però voi vi dovete impegnare e dovete ciascuno fare la vostra piccola parte, anche se è vero che forse queste giovani generazioni sono più individualiste di quelle che li hanno preceduti e che magari c'è un senso di collettività che è diverso rispetto al passato, però voi vi dovete fare sentire. Come vi fate sentire, questo è un qualcosa che decidete voi, se è andando a votare o se è manifestando per il clima o per la parità di genere in piazza, questo lo decidete voi, però dovete iniziare a pretendere di avere una voce, perché siete voi il futuro di questo paese. Ovviamente vi potete arrendere e dire ok, non cambierà mai nulla, io non posso fare niente, però penso ci sia ancora lo spazio per provarci, perché sono anche abbastanza convinta che non è vero quello che dicono molti, cioè che i giovani non hanno voglia di fare, non gli va di fare la gavetta, si sentono tutti quanti già arrivati, pretendono. Secondo me questo paese è pieno di ragazzi che hanno voglia di darsi da fare. In questo libro ho fatto anche un sondaggio tra giovani tra i 18 e i 25 anni, chiedendo quanti sarebbero anche disposti ad accettare lavori non retribuiti pur di fare esperienza chiaramente finalizzata poi a trovare il lavoro per cui hanno studiato, e la stragrande maggioranza ha risposto di sì, e mi sono arrivate testimonianze attraverso Instagram, attraverso, adesso si chiama X, si chiamava Twitter 2 anni fa, di giovani che mi mandavano le loro buste paga, anche fasulle molte volte, dove mi facevano vedere che lavoravano anche 12 ore al giorno d'estate pur di guadagnarsi qualcosa a 3 euro l'ora per pagarsi gli studi magari, oppure per rendersi indipendenti rispetto alla loro famiglia d'origine. Ecco, io non so quanti genitori o
della mia generazione o della vostra hanno dovuto fare questo stesso tipo di percorso, perché erano tempi diversi. Io non so quanti, a quanti genitori o nonni della vostra generazione e della mia, per entrare nel mondo del lavoro è stato richiesto tutto quello che è stato richiesto alla mia e ancora di più sarà richiesto alla vostra: le conoscenze informatiche, le lingue, le competenze trasversali, di tutto, stage, contro stage, esperienze, contro esperienze, volontariato, dei curriculum lunghissimi, dei ragazzi molto spesso anche impegnati e che ci provano, e dopodiché, come dire, il nulla. Allora, il messaggio con cui voglio lasciarvi, e poi mi fa piacere insomma prendere delle domande e anche sentire da voi quello che avete da dire, però è veramente di provarci, di farvi sentire e di non pensare che sia tutto perduto e che non si possa fare niente, però dipende da voi, cioè anche voi avete una grande responsabilità, perché tanto non vi verranno a cercare a casa bussando alla porta e chiedendo di accomodarvi. Cioè questo è un paese dove il benessere sta diminuendo per tutti, è l'unico paese dal 1991 dove i salari in Europa non sono cresciuti, anzi si sono abbassati. È chiaro che chi è in delle posizioni di potere o di privilegio non ve le verrà a offrire, rimarrà arroccato fin quando potrà, però si tratta anche di avere dei giovani che hanno fame, che hanno voglia di fare e che ci provano. Non significa per tutti andare all'università e fare giurisprudenza e diventare notai. Cioè io sono stata costretta a studiare giurisprudenza perché nella mia famiglia non si voleva assolutamente che io facessi la giornalista, volevano che facessi l'avvocato. Ho fatto anche quello, ho fatto l'esame di Stato per diventare avvocato, per poi cancellarmi dall'albo per iscrivermi all'albo dei giornalisti. Va bene. Però non sono uguali i percorsi di tutti e ci sono tantissime aziende che non trovano figure specializzate, tecnici specializzati che cercano e di cui hanno bisogno. Io vivo in Lombardia, questa cosa si sente fortissima perché non esistono più alcune figure di anche operai e di artigiani e di tecnici che non richiedono l'andare all'università, richiedono un altro tipo di formazione. Però ormai, siccome raccontiamo a tutti che andare all'università è quello che fanno tutti, una volta era anche una forma di riscatto sociale, andiamo tutti all'università anche se non ce ne importa niente e ci mettiamo lì a fare una facoltà tanto per farla e stiamo parcheggiati 10 anni. Ecco, questo bisogna evitarlo e anche la scuola vi deve aiutare a capire che sono questi gli anni in cui vi potete orientare e avete ancora la possibilità di cambiare il percorso che vi aspetta o di determinare che percorso vi aspetta. Poi è chiaro, magari ci si prova e non ci si riesce, ma il punto è che non bisogna rinunciare a provarci. Mi fermo per fare delle domande. Grazie intanto per questo quadro così importante, pieno di spunti. In questo anno scolastico, il 23-24, il primo, quindi, sono state formate e quindi hanno cominciato il loro lavoro delle figure nuove nella scuola, il docente orientatore e i docenti tutor. E queste nuove figure sono un po' un inizio, chiaramente il percorso lo dobbiamo ancora mettere a punto, ma è un segnale rispetto a quello che dicevi prima. Cioè noi sentiamo, ragazzi, l'impegno, il dovere di aiutarvi in questo percorso, perché noi non l'abbiamo avuto e non è stato facile per noi. E molti di noi si sono accorti solo all'università o nel mondo del lavoro che avevano sbagliato tutto o che avevano inclinazioni e attitudini completamente diverse. No? Quindi questo è un inizio e ecco, mi piacerebbe sapere un po' che ne pensi e se c'è, dal tuo punto di vista, qualcosa a cui dobbiamo stare particolarmente attenti nello svolgere questa nuova attività per non disperdere, appunto. Sì, allora, sicuramente sono figure fondamentali perché io insisto che l'orientamento è un elemento fondamentale del vostro percorso scolastico. Io ho
mi è capitato spesse volte di ricevere email e messaggi da ragazzi che mi chiedevano: ma io vorrei fare il giornalista, sono alle superiori, secondo te che percorso dovrei fare? Tutti i ragazzi che a scuola non avevano ricevuto nessun tipo di riscontro e che non riuscivano, come dire, ad interloquire con anche i loro docenti su questo. Ho una cugina che è una studentessa brillante, ma non è stata incoraggiata dai suoi professori al liceo e anzi, come dire, è stata in qualche misura limitata, come tante ragazze a cui in fin dei conti viene detto sì, ma le materie scientifiche lasciatele perdere, quelle sono più da ragazzi. Questo è solo per fare un esempio, ma questa è un'altra grande cavolata. E quindi, secondo me, è importantissimo cercare di aiutare i ragazzi a fare emergere quelle che sono le loro inclinazioni e capire anche da parte dei docenti che non tutti i ragazzi hanno lo stesso tipo di inclinazione e non tutti devono fare lo stesso percorso. E non è che di ingegneria ci devono andare gli uomini e le donne devono andare a lettere, perché non sta scritto da nessuna parte. E quindi probabilmente la capacità e secondo me la responsabilità dei docenti è capire quali sono le inclinazioni, quali sono i punti di forza di ciascuno studente che è diverso dall'altro, e cercare di indirizzarli su questo percorso, perché è fondamentale, perché questo è il momento in cui ancora serve l'orientamento. Se poi ci si rende conto, appunto, a 30 anni che si è sbagliato tutto e bisogna ricominciare da capo con un altro percorso di studi, con altri tirocini, con altri stage, dal mio punto di vista è tardi. Lascio la parola ai ragazzi. Un'ultima cosa su questo discorso: loro, tra questi ragazzi ce ne sono molti che stanno per fare la maturità, stanno per fare l'esame di maturità, e quindi alcuni hanno già scelto cosa fare dopo, altri invece ci stanno ancora pensando, e a volte il dubbio che hanno è tra la scelta di ciò che piace e la scelta invece di ciò che forse è più conveniente, non lo so, forse quello che dà più, a volte no, mi sento dire, professoressa, mi piacerebbe fare questo, però forse non trovo lavoro. E quindi secondo te che consiglio possiamo dare a loro? Scegliere con il cuore ciò che ci piace o anche fare una scelta un po' più pratica? Allora, io trovo che questo sia una delle grandi ingiustizie del sistema universitario italiano, perché ho vissuto tantissimi anni tra l'America e la Gran Bretagna ed ho conosciuto persone che lavorano all'interno di istituzioni finanziarie, di banche di investimento, che non so se avete presente che cosa fanno, ma non è lo sportello della banca dove andate a ritirare i soldi, fanno le grandi operazioni finanziarie, si occupano di grandi multinazionali, si occupano di numeri, di algoritmi, spostano i mercati finanziari, che erano laureati in filosofia, che erano laureati in lettere. La maggior parte dei ragazzi inglesi che vanno a lavorare nelle banche d'affari hanno un bachelor degree, che quindi equivale alla nostra triennale, in materie umanistiche. Alcuni poi prendono dei master in finanza o in economia, ma non è che per andare a fare un lavoro importante in una multinazionale o in una banca, e mi sto riferendo a questi lavori perché tendenzialmente sono quelli più remunerativi già dall'ingresso nel mondo del lavoro, tutti hanno già studiato finanza o economia. In Italia, ovviamente, se studi lettere o filosofia ti ridono in faccia perché dicono o vai a fare la professoressa o non fai niente, che ci devi fare? Quindi questo è un altro punto su cui io credo dobbiamo fare una riflessione, anche perché noi che siamo la culla dell'umanesimo, pensare che facciamo buttare fior fior di lauree e anche di formazioni umanistiche, perché al liceo americano, quello britannico, non è che si studia greco o latino, però con una laurea in filosofia o in greco o latino in America o in Inghilterra andate anche a lavorare in una grande multinazionale dove, come dire, gli stipendi di ingresso sono più alti probabilmente di alcuni stipendi di uscita a 60 anni in Italia. Quindi questo ovviamente
è un problema, è un problema grande del nostro paese. Dopodiché, se devo essere concreta nel dare un consiglio, sicuramente studiare qualcosa che non piace è controproducente, perché finite fuori corso, cioè perdete soltanto tempo. È inutile andare a fare dei corsi dove non piace e non si capisce quello che si studia, perché poi non date gli esami. Dall'altro lato, però, in questa fase, se oltre a pensare a che cosa vi piace studiare, pensate anche a che cosa vi piacerebbe fare nella vita, quale mestiere pensate che vi potrebbe interessare fare, come vi vedete a 30 anni o a 35, questo forse vi aiuta, perché ci sono anche tante nuove figure professionali che ai tempi in cui andavano a scuola la preside, la professoressa a cui andavo a scuola io, non esistevano. E quindi magari chi vi può dare un consiglio alla nostra età lo fa sulla base della nostra esperienza, che però è totalmente diversa, perché ci sono figure professionali che non c'erano 20 anni fa, 30 anni fa o 40 anni fa. Però non slegate completamente il discorso tra che cosa studiare e che mestiere vi piacerebbe fare. Cercate il più possibile di trovare un qualcosa che sia un punto di caduta tra le due cose. Cioè, lo so che magari adesso il mondo del lavoro lo vedete distante, però arriva. E quindi cercate di capire, anche se è presto, magari iniziate a fare degli stage, sfruttate questi periodi di alternanza scuola-lavoro, se avete la possibilità di andare in un'azienda o in uno studio professionale, piuttosto che in altre realtà lavorative, anche solo a guardare. Cercate di fare delle esperienze, chiedete a chi già lavora, poi al di là del nome o del titolo lavorativo, che cosa significa fare quel mestiere piuttosto che un altro, perché così almeno cercherete di studiare qualcosa che non vi fa orrore e che quindi, diciamo, vi incoraggia anche a studiare e non vi fa finire fuori corso. Però allo stesso tempo, come dite voi, perché ve ne rendete conto anche voi, non prendete una laurea che poi non vi serve a niente e che vi chiude le porte del mondo lavorativo. Grazie. Ragazzi, se ci sono domande, almeno una o due domande ce la facciamo. Ok. Buongiorno. La nostra professoressa ci ha introdotto alcuni punti del suo libro su come far tornare l'Italia ad essere un paese per giovani. E tra questi c'era la riduzione degli anni delle scuole superiori da 5 a 4, introducendo il tempo pieno per tutti. In virtù di questo le volevamo chiedere come crede debba essere rivista l'organizzazione della giornata, a questo punto scolastica, degli spazi, dei trasporti, anche proprio della socializzazione tra ragazzi. Salve, lei ha parlato delle competenze che sono richieste oggi per entrare nel mondo del lavoro, che sono molto più alte e complesse di quelle del passato. Volevo chiederle come pensa che questo surplus di competenze possa influire nel mondo del lavoro e come noi giovani possiamo trarne vantaggio. Allora, rispondo prima alla seconda domanda. Il mondo del lavoro richiede competenze diverse perché è anche molto diverso rispetto al mondo del lavoro di qualche anno fa o di tanti anni fa. E quindi, come dire, nel non avere più il lavoratore soltanto magari l'obbligo di risultato, e quindi non sono tutti lavori dove, non so, una volta si andava in ufficio o ci si recava sul posto di lavoro la mattina, si lavorava quelle ore, poi il lavoro era finito e si tornava a casa. Adesso è cambiato, in quasi tutti i lavori, diciamo, si è esposti ad altre persone, alla tecnologia, spesso il lavoro lo si porta anche a casa, nel senso che siamo sempre collegati con le email, spesso sia se lavoriamo nella pubblica amministrazione, ma anche se lavoriamo nelle aziende private, quelle abruzzesi come quelle di tutta Italia, siamo molto spesso in contatto anche con aziende che sono magari fuori dall'Italia, che quindi ci richiedono di confrontarci non soltanto da un punto di vista linguistico, ma anche da un punto di vista culturale con persone totalmente, totalmente diverse. Quindi, e questo chiaramente in un contesto dove siamo nel mercato unico europeo e quindi, come dire, potete andare dove volete all'interno dell'Unione Europea sulla carta a lavorare, ma allo stesso tempo ci sono tante aziende che vengono in Italia ad investire e aziende italiane che vanno fuori. Quindi,
come dire, c'è una globalizzazione del lavoro, c'è quello che chiamerei forse l'abbattimento delle barriere culturali e lavorative che c'erano prima. E quindi la formazione che vi si richiede, le competenze che vi si richiedono, teoricamente sono finalizzate a questo. Certo, vi devono essere riconosciute, dovete essere messi in condizione di poter sviluppare quelle competenze al meglio, perché altrimenti sulla carta è facile, uno chiede titoli e titoli, poi però di fatto se questo non viene, cioè se non viene data la possibilità di assorbire quelle competenze da un lato e dall'altro lato non vengono remunerate quando poi uno si trova sul posto di lavoro, è tutto un discorso fine a se stesso. Però io credo che l'evoluzione del mondo del lavoro, l'evoluzione della tecnologia, non soltanto in Italia, chiaramente parlo da un punto di vista globale, hanno portato proprio a una modifica della figura professionale in qualsiasi settore. E quindi diciamo è un po' questa la realtà su cui, con cui dovrete fare i conti. Per quanto riguarda l'altra domanda, ovviamente è una domanda complicatissima a cui rispondere. E tra l'altro la storia del tempo pieno piuttosto che dell'accorciare il percorso di studi di un anno è un discorso che si fa da tantissimo tempo e che ha delle visioni sia pedagogiche che penso anche diciamo di esigenze professionali strutturali totalmente contrapposte. Io mi permetto di dire una cosa, non so, poi magari c'è anche chi non è d'accordo. Allora, sempre per tornare all'esempio dell'America o della Gran Bretagna, parlo di questi due paesi perché sono quelli in cui ho vissuto più a lungo. La figura del professore è una figura strapagata e è una figura socialmente molto importante e ci sono persone che lasciano aziende multinazionali per andare a insegnare nei licei o nelle università. È chiaro che se noi pensiamo di sottopagare i professori e pensiamo che poi ci facciano il tempo pieno, ci facciano il triplo salto carpiato, non funziona. Quindi è chiaro che l'esortazione anche a dire il tempo pieno, un anno in meno, è tutto, diciamo, è un'idea che può essere un modo di rendere più competitiva la scuola italiana, nel senso che se andiamo a guardare non soltanto i paesi anglosassoni, anche altri paesi in Europa, il percorso di studio è tendenzialmente più corto, è più lunga la giornata, sono più corte le ferie durante l'estate e questo, come dire, è anche una grossa mano per le famiglie e in alcuni casi anche per le madri lavoratrici, perché ovviamente se tu hai tuo figlio che torna a casa alle 12:30 e deve mangiare, oppure che va in vacanza dal 10 di giugno fino al 15 di settembre, si pone un problema organizzativo anche all'interno della famiglia, no? Quindi queste sono tutte domande che esistono e ci sono degli esempi virtuosi di altri paesi che l'hanno fatto funzionare. È ovvio che questo porterebbe totalmente a un'organizzazione diversa sia della vita dei docenti che della vita di tutti voi. Io ho sempre fatto il tempo pieno a scuola, facevo sport dopo scuola, molto spesso organizzato all'interno della scuola perché c'erano dei campionati di squadre. Io per esempio ho giocato a calcio 13 anni e avevamo il campionato interno della scuola e quindi facevamo calcio a scuola dopo scuola. La socializzazione era soprattutto all'interno della scuola. Mangiavamo insieme, le lezioni finivano alle 3:30 e poi facevamo 2 ore di sport a scuola. Chi non faceva sport andava a casa alle 3:30 o faceva attività fuori scuola sportiva e poi avevamo i compiti che ovviamente erano rapportati alle ore che avevamo a disposizione alla fine della giornata e poi ricominciavamo. Non andavamo a scuola il sabato, andavamo a scuola fino alla fine di giugno e iniziavamo il 1° settembre. È chiaro che tutto questo è un modello totalmente diverso rispetto a un modello che in Italia fino ad adesso è stato incentrato attorno alle famiglie, con la responsabilità principale di impartire l'educazione ai ragazzi, alle famiglie, dove bene o male si ritorna a metà giornata, si mangia a casa, si sta a casa il pomeriggio, ciascuno si organizza anche il pomeriggio, la vita sociale, la vita sportiva in autonomia. Io personalmente penso che tenere i ragazzi a scuola più a lungo, ovviamente con dei docenti più pagati, adeguatamente formati, con dei programmi che vengano rivisti alla luce delle ore che i ragazzi portano a scuola e possibilmente anche, diciamo, di vacanze più corte,
aiuterebbe sia i ragazzi ma anche le famiglie, e si ricollega a un discorso di dare la possibilità sia alle madri che ai padri di lavorare e di non essere presenti a casa quando rientrano i ragazzi da scuola. So che è controverso. Servirebbero strutture, anche proprio la mensa. Certo, ovviamente. La professoressa diceva ovviamente servirebbe la mensa, strutture eccetera, assolutamente sì, cioè ci dovrebbe essere una rivoluzione. Bene, ci sono chiaramente gli studenti che fra poco andranno via, perché molti di loro sono pendolari, quindi hanno degli orari degli autobus. Vogliamo però ringraziarti davvero per questo momento che i ragazzi hanno seguito, proprio perché dedicato a loro, e quindi davvero grazie, ci hai dato tanti spunti. Grazie a voi e veramente auguri per tutto. Grazie, grazie. Grazie ancora a tutti per l'ascolto religioso, direi, della nostra giornalista. Veramente ci hai fornito innumerevoli spunti. È stato un piacere averti come ospite, e con tanto entusiasmo e anche tanta forza nelle parole. Quindi siamo veramente felici. Grazie a tutti, ringrazio lo staff, ringrazio i ragazzi che si sono adoperati in questi giorni per darci una mano. E c'è anche, ci sono sempre vincitori nella nostra scuola. È uno scoop finale. Avete visto, avete vinto il torneo di volo. Abbiamo vinto. Torneo di Bravi. Bene. Annunciamo che nel frattempo c'è stato il torneo di volley e l'abbiamo anche vinto. Viva il pantiripudente! Bravi.